Die zweite Session beginnt also unter dem Prätext der Innenansicht, der Innensicht der Autonomie. Es wird also Kollege Gian Domenico Falcone, den Discussant, die Rolle einnehmen. Wir haben also drei Referenten, Referentinnen. Die erste wird Esther der sein, die wird über Kompetenzen des es zur Gänze ausgeschöpft. Frage: Ist der Kompetenzkatalog effektiv? Poi seguirà Roberto Bincon autonomia e. Ausla, dammi una mano. Eccezione. E alla fine ci sarà Ela Riccioni che parlerà su dinamiche interetniche e sociali, capitale sociale e capitale culturale. Bene. Il signor Falcone è praticamente eh, oggi il, il capo della sessione pomeridiana e con ciò io mi ritiro. Vi ringrazio. Mi Grazie testo. Presidente, la prego di non ritirarsi perché dirigere una sessione in remoto non è così eh, agevole e quindi mi sembrerebbe molto opportuno che qualcuno dalla sede dalla sede effettiva eh, eh, le, sei, le redini del, del coordinamento um, chiedo, chiedo a, in sede se posso iniziare vorrei iniziare uh, iniziare salutando i colleghi che sono collegati virtualmente dunque, a distanza con noi uh. Ich möchte die Organisatoren die mich eingeladen haben, an diesem Konvention teilzunehmen. Einen schönen guten Nachmittag. Herzlichen Dank für die Einladung, an, diesem sehr interessanten, äh, an dieser sehr interessanten Tagung teilzunehmen. Äh, Günter Palave hat mir das Thema gestellt, sind die Kompetenzen des Autonomen Statuts erschöpft? Sind sie effektiv? Äh, ich habe mir erlaubt dass ich mich vor allem auf die frage nach der effektivität der kompetenzen des autonomiestatuts konzentriere denn die frage nach der erschöpfung glaube ich ist etwas was man kaum beantworten kann weil es das ist die derzeitige kompetenzen die südtirol zur verfügung hat und auch das trentino und es auch darauf ankommt inwiefern diese ausgeübt werden. Ja, also Günther, du verzeihst mir, dass ich das, Erschöpf das Erschöpfen der Kompetenzen in dem Sinn beiseite lasse und mich auf die Effektivität konzentriere. Ganz kurz als Einleitung zum Thema, zu den Kompetenzen und deren Effektivität. Ich denke, wir wissen alle, die Südtiroler Autonomie ist, hat die Form einer Sonderautonomie und damit einer Autonomie, die besondere Formen und Arten vorsehen kann, gegossen in ein Verfassungsgesetz mit dem Ziel, und das ist bereits im Pariser Vertrag von 1946 vorgesehen oder inkludiert, darauf zielt er ab, dass die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung der deutschen und der ladinischen Volksgruppe in einem System einer umfassenden Territorialautonomie sichergestellt werden soll. Und damit diese, diese Territorialautonomie eben allen Bewohnern und Bewohnerinnen des Gebietes der Autonomen Provinz Bozen zugutekommen wird. Ich verweise hier in dem Kontext und auf Artikel 2 des Statutes, dass diese beiden Komponenten auch auf, also sozusagen ausdrückt, Gleichbehandlung aller unabhängig ihrer Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe und gleichzeitig eben auch, diese Autonomie. Das äh, Kompetenzsystem des zweiten Autonomie-Statuts spiegelt das Modell der Regionalautonomie allgemein wieder, wie es 1948 in der italienischen Verfassung eingeführt wurde. Ja? Nämlich, dass den Autonomien bestimmte Kompetenzbereiche, bestimmte Sachbereiche zur autonomen gesetzgeberischen Regelungen zugewiesen werden, in Parallelität dazu die Verwaltungsfunktionen und dass alle anderen Sachbereiche, Aspekte dem Staat implizit in einer Art impliziten Generalklausel zukommen. Damit wird Autonomie eigentlich definiert als Autonomie vom Staat. Ja, der Staat ist Gesetzgeber, die Region ist auch Gesetzgeber. Also Autonomie vom Staat im Sinne eines eigenen Gestaltungsraums, eines äh, Gestaltungsraums für eigene, auch von den Entscheidungen des Staates, der gesamtstaatlichen Ebene abweichende äh, Entscheidungen. Also die Möglichkeit, sich zu differenzieren aufgrund der Gegebenheiten, der Notwendigkeiten der einzelnen äh, Autonomien. Und damit haben wir auch schon ein, glaube ich, ein Element festgelegt, nämlich dass die Frage nach dem Erfolg oder der Effektivität dieser Autonomie natürlich als Gradmesser hat, wie sehr kann man diese Kompetenzen in unterschiedlicher, in abweichender Weise vom Staat ausüben? Wie sehr kann man sich in der Gesetzgebung unterscheiden vom Staat, eigene autonome Regelungen treffen? Noch ein Element äh, ist in der Verfassung von 1948 festgelegt, nämlich dass es die Regionen mit Normalstatut gibt und jene mit Sonderautonomie und dass äh, die Sonderautonomien sich dadurch auszeichnen, dass sie eben mehr, ein Mehr an Kompetenzen haben, mehr Sachbereiche, umfangreichere Sachbereiche und dass sie diese Sachbereiche auch unter weniger Vorgaben von Seiten des Staates ausüben können. Denn diese Zuordnung von Kompetenzen in Gesetzgebung und Verwaltung sind nicht schrankenfrei, sondern sie stehen unter bestimmten Schranken, auf die ich dann später noch einmal zurückkommen werde. Aber wir halten fest, die Sonderautonomien haben ein insofern einfach ein Mehr an Autonomie in diesem Modell von 1948. Vielleicht noch ein Hinweis, dieses Modell von 1948 hat, so sagt man, eine massive Lücke, nämlich die fehlende Kooperation zwischen Staat und Regionen. Wir haben hier also keine Organe oder Institutionen in der Verfassung vorgesehen, die eine Kooperation, eine Zusammenarbeit zwischen der staatlichen, der gesamtstaatlichen und der regionalen Ebene ermöglichen, was aber nichts anderes bedeutet, als dass die regionalen Interessen in der staatlichen Gesetzgebung eben nicht eingebracht werden über solche Verfahren, Institutionen, Organe. Es gibt also hier keinen Bundesrat. Ja. Die Diskussion ist hier eine sehr weitreichende. Dass dann solche Organe oder, wie würde ich sagen, Remen der Zusammenarbeit entstanden sind, das ist erst viel später gekommen, auch im Zuge der Umsetzung der Regionen mit Normalstatut. Kommen wir noch einmal kurz zurück zum Südtroll, zum Autonomiestatut, dessen 50 Jahre wir heuer ausführlich und ausgiebig feiern, unter anderem auch in dieser Tagung. Der Kompetenzkatalog der Darin äh, vorhanden ist, der also hier ähm, aufgelistet wurde, wurde dann auch noch erweitert. Ich erinnere nur daran, äh, 2001 wurden die sogenannten statutarischen Gesetzgebungsbefugnisse im Bereich Regierungsform, Wahlrecht, äh, direkte Demokratie äh, den autonomen Provinzen zugeordnet. Äh, es gibt äh, Gesetzgebungsbefugnisse, die im Bereich des Steuern oder Lokalfinanzen hinzugekommen sind und auch im Bereich der Erzeugung von elektrischer Energie. Zudem enthält das Autonomiestatut Klauseln, durch die weitere Gesetzgebungskompetenzen an die äh, Autonomen Provinzen übertragen werden können. Der Staat kann nämlich mit Gesetz Gesetzgebungsbefugnisse delegieren und Verwaltungszuständigkeiten. Genauso sollte die Region ihre Verwaltungszuständigkeiten, die Autonome Region Trentino-Südtirol, die ja den sozusagen den Rahmen bindet, innerhalb der es die autonomen Provinzen gibt. Genauso sollte die autonome Region Trentino-Südrol ihre Verwaltungsbefugnisse in der Regel ausüben, indem sie sie an die autonomen Provinzen delegiert, was sie 2003 umfassend gemacht hat. Die Klausel der Übertragungsmöglichkeit von Gesetzgebung und Verwaltungsbefugnissen hat insbesondere im, oder spielt die insbesondere im Zuge der dynamischen Autonomie nach 1992 eine wichtige Rolle, Ausdehnung der Autonomie. Allerdings haben wir jetzt seit 2001 mit einer Verfassungsreform eine Änderung des verfassungsrechtlichen Rahmens des Modells der Regionalautonomie, nämlich das Modell von 1948, Zuordnung von bestimmten Sachbereichen und Kompetenzen an die regionale Ebene, Schranken des Staates, ist jetzt einem neuen föderal inspirierten Modell gewichen, wo die Zuständigkeiten des Staates, die ausschließlich sind, in Sachbereichen definiert sind. Es wird definiert, wo Staat und Regionen sozusagen geteilte Zuständigkeiten haben. Und alles, was nicht ausdrücklich zugeordnet ist, steht den Regionen zu. Also eine Umkehrung, wenn Sie so wollen, der Kriterien für die Kompetenzordnung. Ich habe deshalb gesagt, föderal inspiriert, weil das eigentlich typische Merkmale für föderale Systeme sind. Inspiriert deshalb, es ist nicht föderal. Ja, wir hatten gerade Francesco Palermo zu Gast in der Verfassungsrechtsvorlesung und hat es, glaube ich, den Studierenden sehr klar aufgezeigt, dass sie hier zwar Elemente des Föderalismus haben, die aber in der Umsetzung und insbesondere in der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs doch ein ganz anderes Bild zeigen. Was ist mit der Autonomie Südtirols im Zuge dieser Verfassungsreform von 2001 passiert? Formell gar nichts, denn es wurde ja nur der Text der Verfassung geändert, nicht der Text des Autonomiestatuts, das ein Verfassungsgesetz ist. Es gibt auch eine Klausel, die dieses Nichts eigentlich definiert, beziehungsweise darauf beschränkt, dass nur dann es Auswirkungen gibt für die Autonomie Südtirols, wenn sie angereichert wird durch die Verfassungsreform. Vor diesem Hintergrund stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie schaut es tatsächlich aus mit der Südtiroler Gesetzgebung und Verwaltungsautonomie? Wie ist sie ausgestaltet? Wir haben also schon festgehalten, es gibt Sachbereiche und ich habe auch schon angedeutet, es gibt Schranken in der Ausübung der Kompetenzen in diesen Sachbereichen. Und was sind denn diese Schranken? Diese Schranken sind Verfassung, Grundsätze der Rechtsordnung und der Republik, internationale Verpflichtungen, nationale Interessen, in das, das äh, der Schutz der örtlichen sprachlichen Minderheiten einbegriffen ist, was damals 1972 eine wichtige Spezifizierung war, weil dadurch Minderheitenschutz noch einmal betont als nationales Interesse, als gesamtstaatliches Interesse hervorgestrichen wurde und die grundlegenden Bestimmungen wirtschaftlich-sozialer Reformen. Ja. In einigen Bereichen muss man sich auch an die Grundsätze der Staatsgesetze halten. Soweit, so gut. Allerdings, wie sind denn nun diese Sachbereiche definiert? Und das ist eben eines der Schwächen oder der Probleme, die mit dieser Art von Autonomie verbunden sind. Denn diese Kompetenzkataloge, Artikel 8, Artikel 9 des Statuts, sind überwiegend stichwortartig formuliert. Ja, da heißt es Landschaftsschutz oder öffentliche Fürsorge und Wohlfahrt oder Jagd oder Fischerei oder Handel oder Hygiene und Gesundheitswesen und mehr nicht. Das heißt, es sind Kompetenzbereiche definiert, stichwortartig definiert. Jetzt brauche ich aber eine nähere inhaltliche Beschreibung, was ich denn zum Beispiel unter Handel verstehe. Verstehe ich da die Ausbildung im Handelsbereich, verstehe ich da Ladenöffnungszeiten, verstehe ich da die Förderung des Handels, verstehe ich da urbanistische Aufgaben, wie ich Handel im Land verteile. Diese inhaltliche Definition wird über das Instrument der Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut vorgenommen, die also sozusagen die Abgrenzung zu den staatlichen Zuständigkeiten näher definieren. Wir erinnern uns, was ausdrücklich zugeordnet ist an die Sonderautonomie, ist ihre Kompetenz. Implizit ist alles andere staatliche Kompetenz. Das ist das Modell, vor dem das Statut steht. Wir definieren also im Wege von Durchführungsbestimmungen Verwaltungsfunktionen näher, was ist beim Staat, was gehört äh, zum Land, äh, welche Verfahren gibt es. Das ist einmal die eine Schiene, über die diese Stichworte mit, wenn man so will, mit Leben erfüllt werden. Die zweite Schiene ist natürlich auch die Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, der die Streitigkeiten zu lösen hat, die entstehen, wenn das Land der Ansicht ist, hier autonom regeln zu können und der Staat der Ansicht ist, dass es in seine Zuständigkeit fällt. Was vielleicht noch hinzugefügt werden muss, ist, dass die Durchführungsbestimmungen wirklich ein zentrales Instrument der Definition der Autonomie sind. Und auch deshalb, weil die Durchführungsbestimmungen entstehen in einer Verhandlung zwischen den Vertretern des Staates und den Vertretern der Autonomie, weil sie das Statut näher ausführen können und auch dieses ergänzen können. Sie können allerdings nicht gegen das Statut verstoßen. Diese Durchführungsbestimmungen wurden nicht nur dazu benutzt, inhaltlich näher festzuschreiben, was heißt denn nun Landschaftsschutz oder was heißt denn nun Hygiene- und Gesundheitswesen, was ist Staat, was ist Land, ja? Zum Beispiel ist die internationale Prophylaxe eine Sache des Staates oder des Landes. Sie äh, enthalten auch allgemeine Regelungen. Zum Beispiel, ich glaube, eine, weil einzigartige im italienischen äh, Panorama ist die Regelung, die sich damit befasst, welche Auswirkungen später erlassene staatliche Gesetze haben, die Ausdruck der Schranken sind für die Autonomie. Und hier haben wir eben eine Regelung im ähm, wohlbekannten, glaube ich, Durchführungsbestimmung Nummer 266 von 1992, die eine unmittelbare Anwendbarkeit der staatlichen Bestimmungen ausschließt. Das wäre nämlich der Fall für die Regionen mit Normalstatut. Wenn also eine spätere staatliche Bestimmung Vorgaben macht, sind die entgegenstehenden regionalgesetzlichen Bestimmungen aufgehoben. Das trifft für Südtirol nicht zu. Wir haben also hier eine Ausgestaltung der Autonomie, die im Verhandlungswege vor sich geht, die also bilateral ist. Das gilt im Übrigen auch im Bereich der Finanzautonomie. Allerdings haben wir damit ein weiteres Problem nicht behoben, nämlich das, dass... Regelungsgegenstände sich selten nur unter einem Kompetenztatbestand subsumieren lassen. Um als Gesetzgeber regeln zu können, muss ich häufig mehrere Sachbereiche, mehrere Aspekte betrachten. Und ein Beispiel aus letzterer Zeit ist etwa das Landesgesetz zum Großraubwild in Umsetzung von unionsrechtlichen Bestimmungen wo äh, die, das Landesgesetz, das vom Verfassungsgerichtshof für verfassungsmäßig erklärt wurde, sich nicht nur auf eine Sachbereich bezieht, sondern auf mehrere solche Gegenstände, nämlich Almwirtschaft, Pflanzen- und Tierschutzbarke, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Vieh- und Fischbestand etc. Das heißt also, auch das muss äh, mit einbezogen werden, dass sich die Realität, die ja komplex ist, keinesfalls unter nur einem Regelungsgegenstand subsumieren lässt. Und damit natürlich auch wieder das Problem entsteht, kann das Land das überhaupt regeln oder ist es ein Aspekt, der nicht mehr in diesen Sachbereich fällt. Wir haben schon festgehalten, dass eine zentrale Rolle in der Ausgestaltung und der Frage, ob denn die Kompetenzen tatsächlich autonom und effektiv ausgeübt werden können, der Verfassungsgerichtshof spielt. Aber der Verfassungsgerichtshof insbesondere bezogen auf das, was als Schranken vom Staat vorgegeben wird. Denn diese Schranken, die ich Ihnen vorher genannt habe, die werden wodurch konkretisiert? Durch die staatliche Gesetzgebung. Der Staat sagt also, ich habe hier eine Wirtschaftlich-Soziale Reform mit meinem Staatsgesetz vorgenommen und das sind die grundlegenden Bestimmungen. Und an die muss sich der autonome Gesetzgeber halten. Das sind inhaltliche Vorgaben. Inhaltliche Vorgaben warum? Weil damit das Bedürfnis an einheitliche Regelung auch auf der regionalen Ebene gewahrt werden soll. Ein weiterer Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf, ist, dass... Natürlich auch die Schranke der internationalen Verpflichtungen, das Unionsrecht beinhaltet. Es gibt hier Judikatur schon 1972, wo klar festgehalten wurde, das Land muss sich auch an die Union, damals noch Vorgaben des Gemeinschaftsrechts halten, an das Unionsrecht halten. Ich habe hier hinten Bücher gesehen, wo wir das gemeinsam mit den Freunden von Neurak untersucht haben, welche Auswirkungen das Unionsrecht inhaltlich auf die autonome Gesetzgebung und Verwaltung Südtirols hat. Und das ist sicherlich ein sehr wesentlicher Faktor, der Vorgaben macht. Wie autonom kann ich regeln? Wie abweichend kann ich regeln? Ein, das betrifft den Bereich der Wirtschaftsförderung, Beihilfenrecht, Landwirtschaft, Vorgaben der europäischen Marktordnung. Ja? Oder auch die Frage, wer darf überhaupt Landesbediensteter werden? Natürlich auch die Unionsbürger und die ihnen gleichgestellte Personen, nicht die Staatsbürger. So, wie es noch im Automischatut formuliert ist. Zu diesem äh, unionsrechtlichen Vorgang kommt aber durch die Verfassungsreform noch ein ganz wesentliches Element hinzu, nämlich die transversalen Kompetenzen des Staates. Äh, in der neuen Kompetenzordnung der Verfassung hat der Staat eine ganze Liste von ausschließlichen gesetzgeberischen Kompetenzen, Sachbereichen zugeordnet bekommen. Das wäre vom Ansatz her dazu gedacht, zu sagen, nur das darf der Staat regeln, alles andere nicht. Ja. Tatsächlich ist in der staatlichen Gesetzgebung und in der Folge in der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs dazu, ob denn der Staat weiterhin diese gesetzlichen Regelungen treffen kann, ein, wenn man so will, ein Typus dieser ausschließlichen staatlichen Kompetenzen herauskristallisiert worden, der querschnittsartig transversal in die gesamten Kompetenzbereiche der Regionen eingreifen kann. Ja, das sind diese berühmten äh, transversalen Kompetenzen und äh, ich freue mich besonders, dass eben heute Gian Domenico Falcon bei uns ist, der das als erster aufgegriffen aufgezeigt hat, dass in diesen staatlichen ausschließlichen Kompetenzen genau diese Gefahr schlummert. Was sind denn solche äh, transversale Kompetenzen? Ja, zum Beispiel der Schutz des Wettbewerbs. Hier gilt es, beihilfenrechtliche, wettbewerbsrechtliche äh, Aspekte zu regeln, einheitlich durch den Staat. Äh, zum Beispiel Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten, gesamtstaatlich gesehen, keine Kompetenz mehr auf regionaler Ebene. Auch unter den derzeitigen staatlichen Vorgaben keinerlei Zuständigkeit, ganz klar vom Verfassungsgerichtshof zum Landesgesetz der Trentiner festgehalten. Oder der Umweltschutz und Schutz des Ökosystems. Ja, hier maximal ein höheres Schutzniveau, aber auf jeden Fall keine eigenständigen abweichenden Regelungen. Oder auch die, die Standards der wesentlichen Leistungen in bürgerlichen und sozialen Rechten. Es ist ein sperriger Begriff. Ich sage Ihnen, darunter subsumiert der, der Verfassungsgerichtshof die Verwaltungsverfahren. Verwaltungsverfahren müssen für alle gleich ausgestaltet sein. Infolgedessen nehme ich auch die organisatorische Autonomie äh, der Regionen weg in diesem Punkt. Oder auch die Zivilrechtsordnung, auch hier wiederum äh, äh, Bedienstete der Regionen oder des Landes. Alles äh, sind im Kollektivvertrag nun Privatisierung der Arbeitsverhältnisse. Und auch hier kann der regionale Gesetzgeber keine abweichenden Regelungen mehr treffen. Ich sage nur Führungskräftegesetz. Ja. Es gibt noch weitere Flexibilisierungsmöglichkeiten, wo der Staat regionale Kompetenzen an sich ziehen will. Da möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Das hat mit einer interessanten Interpretation des Subsidiaritätsprinzips zu tun, das nach oben geht und nicht nach unten. Wir haben festgehalten vor diesem Hintergrund, das Autonomiestatut bleibt unberührt. Wir haben eine Übergangsklausel im Artikel 10 des Verfassungsgesetzes 3 von 2010, die sagt, dass bis zur Anpassung, und hier ist von Anpassung des Statuts an die Reform die Rede, bleibt auf jeden Fall das Statut aufrecht, es sei denn, es ergeben sich eine neue Form, weitere Form von Autonomie aus der Autonomie der Regionen Region mit Normalstatut. Die finden auch... Für das Land Südtirol, also für die Sonderautonomie Anwendung. Also eine Gleichstellungsklausel, eine automatische, die zugleich eine Günstigkeitsklausel ist. Wenn etwas günstiger ist, findet es Anwendung und implizit dadurch eine Schutzklausel. Der Status Quo, der Bestand, soll aufrecht bleiben. Das Problem ist, was ist günstiger? Was ist eine weitere Form der Autonomie? Was vergleiche ich? Was kann ich denn vergleichen? Also das ist hier gar nicht so einfach. Es führt Dazu, dass wir jetzt ein, wie schon festgestellt wurde von Parisi, Stefan Parisi, ein zweigleisiges System haben an autonomen Kompetenzen. Wir haben sozusagen, wenn mehrere Autonomie da ist, dann ist es die Verfassungsreform und deren Bedingungen und ansonsten fahre ich im System des Autonomiestatuts weiter. Nur wann ich wo bin, das definiert der Verfassungsgerichtshof. Und jetzt kommt das Problem, das wir haben mit der stichwortartigen Formulierung der autonomen Kompetenzen in einer anderen Art und Weise zurück bei der stichwortartigen Formulierung der staatlichen Kompetenzen, der ausschließlichen staatlichen Kompetenzen und der Residualklausel für die Regionen. Der Verfassungsgerichtshof hat bei der Auslegung eine nicht näher definierte regionale Autonomie, außer im Bereich der konkurrierenden Kompetenzen, wo es auch Sachbereiche gibt und stichwortartige staatliche ausschließliche Zuständigkeiten und judiziert diese ausschließlichen staatlichen Zuständigkeiten sehr sehr weit er gestaltet sie aus und zwar auf der Grundlage der staatlichen Gesetze und der staatliche Gesetzgeber hat sich eigentlich vielleicht sage ich das jetzt sehr provokativ aber eigentlich nicht darum geschert dass es die Verfassungsreform von 2001 gab sondern er hat weitergemacht wie bisher wenn nicht sogar auch in Krisenzeiten etwa sogar noch etwas äh, einschränkender. Ja? Der Verfassungsgerichtshof judiziert das, was ihm vorgetragen wird und hat hier die recht undankbare Aufgabe bekommen, eigentlich diese Reform umzusetzen, wenn man es genau betrachtet. Was hat Südtirol getan? Südtirol hat natürlich das ja, relativ rasch feststellen müssen, dass hier neue Kriterien gelten für autonome Gesetzgebung und Verwaltung. Und hat äh, versucht, also gegenzuwirken. Äh, ich mache Ihnen ein Beispiel und auch hier wiederum äh, wird mir unvergesslich bleiben, die, äh, der Vortrag von Gian Domenico für, äh, Falcon vor dem Verfassungsgerichtshof, der zum Urteil Nummer 45 von 2010 im Bereich der öffentlichen, äh, äh, der öffentlichen Arbeiten geführt hat. Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, in der neuen Reform sind die Regionen nicht mehr für die öffentlichen Arbeiten zuständig, sondern das ist einmal ein bisschen Wettbewerb und dann ist es einmal ein bisschen Zivilrechtsordnung und ansonsten darf ich zwar schon noch öffentliche Bauten durchführen, aber mehr nicht. Es gab dann äh, diese äh, Verhandlung, wo eben klar gemacht worden ist, dass in den Sonderstatuten nach wie vor der Kompetenztatbestand öffentliche Arbeiten drinnen steht. Und infolgedessen kann weiterhin gesetzgeberisch tätig werden, können die Autonomien weiterhin gesetzgeberisch tätig werden. Man hat das Ganze abgesichert mit einer Durchführungsbestimmung zum Statut, ausgehandelt zwischen Staat und Sonderautonomie, wo diese Kompetenz festgeschrieben wurde, dass das Vergabeverfahren öffentlichen Baudienstleistungs- und Lieferaufträge einschließlich der Ausführungsphase in der autonomen Kompetenz steht unter der Beachtung der Vorgaben der Europäischen Union und der wirtschaftlich-sozialen Reformen. Das hat dann dazu geführt, dass letzthin eine Regelung im Südtiroler Vergaberecht und auch im Trentiner Vergaberecht vom Verfassungsgerichtshof so ziemlich radikal für verfassungswidrig erklärt worden ist. Es ging hier vor allem um Verfahrensbeschleunigungen im Rahmen von Covid-19 Bekämpfung etc. Das Verfassungsgerichtshof hat gesagt, das betrifft alles den Schutz des Wettbewerbs und die Zivilrechtsordnung, staatliche ausschließliche Kompetenzen. Und alles, was da drinnen steht im Vergaberechtskode, im Staatlichen, ist eine Bestimmung wirtschaftlich-sozialer Reform. Eine grundlegende Bestimmung wirtschaftlich-sozialer Reform. Das ist eine Schranke der Autonomie und infolgedessen kann hier das Land gar nicht mehr regeln. Denn, und das hat er hier ganz ausdrücklich festgestellt, ja, die transversalen Materien des Staates stehen für all jene Anliegen, die eine einheitliche Regelung auf gesamtstaatlicher Ebene erfordern und das macht der Staat. Er hat gar nicht mehr gefragt, ob diese Bestimmungen einen innovativen Charakter haben, Reformcharakter haben, ja? oder ob sie Grund- oder Detailregelungen sind. Das wären die Kriterien vor der Reform gewesen, um zu beurteilen, ob hier der Staat vorgeben kann. Das ist, man kann fast sagen, der Gestaltungsraum der Autonomie hat sich hier eigentlich in Luft aufgelöst. Ja? Jetzt stellt sich die Frage: Was ist jetzt dann noch effektiv an den Kompetenzen? vor diesem hintergrund was können wir tun um die effektivität der kompetenzen weiterhin zu erhalten? ja man kann einmal über die durchführungsbestimmungen im verhandlungswege versuchen den inhalt dieser stichwortart in kompetenzen näher auszugestalten. allerdings wird man hier sehr detailreich vorgehen müssen um sicherzustellen dass es klar ist das kann die autonomie regeln. fast schon so ähnlich wie bei der devolution ja ganz detaillierte Aufzählungen. Es wäre ebenfalls wichtig, dass man Verfahren zur Kooperation, bilateralen Kooperation zwischen Staat und Sonderautonomie einfügt oder vorsieht, eben auch zur Abstimmung. Wir haben die Modelle der Kooperation über die Ständige Konferenz Staat-Regionen, allerdings in den einzelnen also Bereichen die die besondere süd Autonomie angeben, nicht. Das könnte man in Durchführungsbestimmungen verankern, genauso wie es in einigen Bereichen schon im Statut steht, zum Beispiel im Bereich der, der, der Öffentlich-, des öffentlichen nah Nahverkehrs. Es wird auch im Wege des Informellen Austausches zwischen Landesbeamten und staatlichen Beamten versucht, im Vorfeld strittige Punkte der Landesgesetzung, Gesetze auszugleichen, oder wenn der Staat androht, eine, das vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen, dass man versucht, die Konfliktpunkte auszuräumen. Das Problem ist, wenn man im Vorfeld informell sich austauscht und dann entsprechend eine landesgesetzliche Regelung erlasst, bindet das die Regierung nicht. Es entscheidet letztendlich allein der Ministerrat ob ein Landesgesetz angefochten wird oder nicht und wenn es politisch nicht hält, was vorher vereinbart wurde, dann äh, kann sich in dem Sinn das Land auch gar nicht wehren. Das legt auch nahe, dass wenn wir das Autonomiestatut unverändert lassen, natürlich auch die Schranken unverändert bleiben. Infolgedessen spricht einiges für eine Reform. Denn äh, ich bin jetzt eher skeptisch, dass wir eine autonomiefreundlichere staatliche Gesetzgebung bekommen. Das würde natürlich unsere Effektivität wesentlich erhöhen. Die Tendenzen dazu, glaube ich, sind nicht vorhanden, vor allem, weil immer stärker ein einheitlicher Regionalismus nicht nur am Horizont auftaucht, sondern schon über uns schwebt, würde ich sagen. Ja, die neue Sonne des einheitlich geregelten, der einheitlich geregelten Regionalautonomie. Also Reform auch des Kompetenzkataloges, detaillierter wahrscheinlich, nicht nur anreichernd sondern so wie auch vorgeschlagen im Konvent zum Beispiel, in der Konsulta oder auch in einem Vorschlag von Carli Postal und Njati. Wenn ich nur einen Strich drunter ziehen würde und sage, ja was macht jetzt die Effektivität der Kompetenzen aus? Also wie können denn die Kompetenzen effektiv sein? Sie können nur soweit effektiv sein, indem sie erlauben, entsprechende, abweichende, differenzierte Regelungen zu treffen, wie es eigentlich der Staat im Rahmen der Schranken zulässt im Rahmen der staatlichen Gesetzgebung zulässt. Ja. Keine Hilfe sind eben eigentlich die stichwortartigen definierten Materien. Eine Hilfe sind Durchführungsbestimmungen. Allerdings auch hier ein Hinweis, also meiner Meinung nach auch die Durchführungsbestimmungen hängen stark davon ab, wie tief oder wie, äh, wie stark die Autonomiekultur des Staates ist weil Durchführungsbestimmungen entstehen im Verhandlungswege. Ja. Und inwieweit der Staat dem zustimmt, dass hier weitere besondere Formen von Autonomie geschaffen werden, die die Asymmetrie der Regionalautonomie in Italien natürlich noch weiter verstärken. Eine Gegentendenz zur Einheitlichkeit der Regionalautonomie. Wenn das nicht gelingt, dann haben wir vielleicht in nicht allzu naher Zukunft eine formal nach wie vor als Sonderautonomie bestehende Autonomie, die aber inhaltlich sehr stark ausgehöhlt ist. Und damit möchte ich schließen. Das würde für Italien auch eine Verletzung seiner internationalen Verpflichtungen aus dem Pariser Vertrag von 1946 bedingen. Im Rahmen der Streitbeilegungserklärung von 1992 hat sich ja Italien verpflichtet, den damals erreichten Autonomiestand sicherzustellen und wenn Abänderungen, Ergänzungen nur im bilateralen Austausch äh, vorzunehmen. Sicherlich nicht diesen Autonomiestand zu verringern. Und das ist jetzt dann allerdings auch noch ein das kann gegenstand weiterer umfassender äh, Betrachtungen sein. Vielen Dank. Grazie moltissimo da, da professoressa Parker per questa così completa e, e molto penetrante descrizione dello stato attuale dell'autonomia regionale, con particolare riferimento naturalmente alla, alla situazione delle regioni speciali e in particolare della provincia autonoma di Bolzano. Eh, se dovessi fare un commento generale è che è difficile sarebbe difficile non concordare con la diagnosi che, che abbiamo sentito eh, io pregherei Roberto Bin che saluto beh, ci siamo visti anche l'altro ieri eh, di prendere la parola e di farci la sua relazione e mi riserverei qualche considerazione, non so se ho interpretato bene il programma, non so se prima o dopo il, il momento della discussione, forse sentirei qualche intervento poi della discussione e mi riserverei di fare anch'io qualche, qualche considerazione. E direi che intanto ascoltiamo la relazione che il professor Bin farà sul tema dell'autonomia nello nelle, nella stato di emergenza. Grazie, Roberto. Ti prego. Vi ringrazio dell'invito e mi dispiace moltissimo di non essere potuto venire, eh, di tornare nella mia città, cioè a Bolzano, dove torno sempre molto volentieri. però gli stati di emergenza non sono soltanto dovuti all'epidemia, ma certe volte anche impegni. La prima cosa che vorrei chiarire è di che cosa intendo parlare, perché c'è un'ambiguità che sta anche nel titolo della mia relazione, nella versione italiana e nella versione tedesca. Io ho scritto stato di emergenza, nella versione tedesca c'è Ausnahme zu Stand, che è uno stato di necessità. Scusate, è uno stato di eccezione. E questa è una confusione che taglia in profondità tutto il dibattito che c'è stato in Italia sugli aspetti, diciamo, costituzionali della pandemia. Perché? perché è sembrato a molti del, degli accademici, degli studiosi del diritto costituzionale, un'occasione di non perdersi, quella di rispolverare categorie classiche della dottrina del diritto costituzionale, come appunto lo stato di eccezione di cui parlava Carl Schmitt cent'anni fa. Uno Stato di eccezione che trovava la sua ragione di diventare una categoria giuridica e non soltanto filosofica perché c'era una previsione della eh, Costituzione di Weimar, l'articolo 48, che prevedeva particolari poteri del Presidente del Reich eh, di fronte agli Stati di eccezione. E nella nostra Costituzione italiana una previsione del genere proprio non c'è, è volutamente e non c'è per una semplice ragione che lo stato di eccezione ha come sua caratteristica quella di abbattere qualsiasi categoria giuridica. È un'eccezione dal diritto. Lo stato di, di eccezione è un po' come il potere costituente, qualcosa che sta fuori dall'ordinamento opposto, sta nei fatti. È un oggetto di studi di storia, ma dentro nel diritto non ha spazio perché il diritto viene rotto dallo stato di eccezione, è eccezione all'ordinamento eh, giuridico. E questa cosa ha indotto molti giuristi italiani, qualche filosofo, a eh, equivocare un po' il discorso sullo stato di emergenza lo stato di emergenza, credo che il termine tedesco sia not file, è uno stato tutto, una condizione, una situazione tutta rientrante nel diritto. Possiamo dire che è un istituto giuridico, nel senso che è disciplinato dal diritto, o quantomeno deve essere disciplinato dal diritto. Del diritto. Uh, la confusione è arrivata al punto di indurre una serie di commentatori addirittura a dire che in Italia in realtà la norma ci sarebbe e avrebbe dovuto essere praticata. E la norma è l'articolo 78, che in questi tempi dovrebbe essere di moda, ma non lo è molto, in cui si prevede che cosa succede quando si dichiara lo stato di guerra. Allora che il Parlamento dichiari lo stato di guerra perché c'è la pandemia e conferisca i poteri al governo, è esattamente l'uscita, l'uscita legale dall'ordinamento legale. E questo, per fortuna, non è stato praticato dalle nostre istituzioni. E la nostra Costituzione, come ben si sa, Prevede che succedano delle brutte cose e che sia necessario agire. E ha introdotto per questo uno strumento legale, il decreto-legge, che è appunto adottato dal governo in casi straordinari di necessità e urgenza. Siamo proprio nella cornice di quegli eventi deprecabili che richiedono intervento non predefinibile perché l'urgenza e la necessità è legata alla straordinarietà e la straordinarietà vuol dire che non c'è prevedibilità. Poi torniamo su questo istituto. Diciamo che eh, nell'ordinamento italiano l'emergenza è una situazione che ha delle norme, ha una cornice normativa e proprio perché ha una cornice normativa si può parlare dell'autonomia in uno stato di emergenza. L'autonomia dipende dalla cornice normativa. C'è autonomia se ci sono norme che definiscono i poteri autonomi. E questo quadro normativo italiano è stato posto, in passato ormai non, non più recente, con la legislazione sulla protezione civile, che poi è finita con essere riordinata nel 2018 in quello che passa per essere il codice della protezione civile. E anche qui c'è stata qualche polemica perché alcuni commentatori hanno ritenuto che l'azione che ha seguito il governo di fronte alla pandemia abbia in qualche modo derogato, illegittimamente forse, da quello che è il codice della protezione civile, inventando un sistema di atti e di procedure che in parte è ricalcato su quello della protezione civile, in parte invece, segue strade diverse. È proprio nella legislazione della prote protezione civile che noi eh, vediamo una disciplina del, eh, del, dell'uso degli strumenti di intervento di necessità di emergenza che sono Strumenti che poi non sono affatto nuovi nel nostro ordinamento. Uno delle zone grigie che di solito i manuali di diritto pubblico evitano di approfondire, eh, sono i poteri del sindaco ma anche del presidente della provincia o della regione, per non dire del, del governo, di emanare ordinanze contingibili e urgenti che sono derogatorie di tutto. Perché sono derogatorie di tutto? Perché puntano al problema specifico. Il problema specifico può essere di portata molto localizzata, la eh, tubatura dell'acqua pubblica che scoppia, e possono essere invece provved provvedimenti che riguardano aree molto larghe, pensate, morte, per esempio. il tentativo fatto del codice della protezione civile è di individuare. Una procedura per affrontare questi temi. E in questa procedura che trova spazio quella figura che è diventata molto popolare con la pandemia, dei decreti del presidente del consiglio dei ministri. Anche qui, dottrina distratta, eh, si è accorta di questi eh, atti come se fossero un'invenzione dovuta al virus calcolate che soltanto sono contarvi, nel biennio 2017-2018 erano stati quindi prima della pandemia erano stati emanati ben 384 decreti del presidente del consiglio dei ministri che sono atti che hanno i contenuti più vari possono essere nomine ma possono essere anche cose che hanno qui il termine ve lo segnalo perché è l'oggetto della confusione, hanno carattere normativo. Allora, siccome hanno carattere normativo, improvvisamente eh, si pensa che siano fonti del diritto. Questo è un salto logico. I DPCM hanno carattere normativo, ma non sono fonti del diritto. In questo sono forse in minoranza nell'opinione dei giuristi italiani, ma la maggioranza dei giuristi italiani non ha mai affrontato questo problema seriamente, cioè con i necessari strumenti teologici. E questa assonanza, hanno carattere normativo, poi sbatte contro l'evidenza che questi documenti non sono scritti nella prosa dei giuristi. Non sono fraseggiati come atti normativi, contengono espressioni che non sono normative, non vogliono essere normativi. Tutti si ricorderanno il DPCM 26 aprile 2020, quello del lockdown, in cui si pose un limite alle riunioni familiari e si inventò oh, il termine congiunti dicendo che non possono essere più di ex persone salvo che non siano congiunti. E naturalmente su questo eh, impazzirono i etisti eh, e i moristi, ma il problema era serio, perché se in un momento di stretta necessità e urgenza il governo avrebbe dovuto risolvere il problema leggermente complicato di che cosa sia un familiare, e quindi se sono famiglie legittime o anche quelle... Eh, di fatto e eh, anche le famiglie omosessuali eh, voi capite che avremmo avuto eh, la possibilità di agire per cui menziona il termine congiunti sta, è stata una soluzione ma sta anche a significare che questo non è un termine giuridico e che questo non è un atto che pretenda di essere un atto normativo come non dovrebbe essere neanche il decreto legge un atto normativo la Costituzione parla di provvedimenti. E quando parla provvedimenti, quando dice provvedimenti, non dice atti a carattere normativo. Saranno anche scritti per norme, ma non hanno la funzione di essere una fonte del diritto. Non innovano all'ordinamento giuridico. Portano misure, masname nel termine tedesco, necessarie per risolvere problemi concreti. Ma che non lasciano traccia o non devono lasciare traccia nell'ordinamento giuridico. Se salta la tubatura, si isola quel caseggiato, si mettono i caravalli di frisa, si impedisce la circolazione delle macchine, ma questo dura lo spazio dell'urgenza e poi questo atto sparisce dall'ordinamento. Vedete, Bisogna fare molta attenzione quando si usano eh, le categorie della teoria generale del diritto, che sono necessarie per capire qualcosa. Allora, cosa è accad accaduto mh, con il covid? Con il covid si è introdotto un quadro normativo, e questa è una buona cosa, perché vuol dire che si è tenuto fermo l'esigenza. Di rispettare il principio di decalità si è introdotto un quadro normativo derogatorio rispetto a quello della protezione civile, e subito alcuni eh, eh, attenti, critici hanno denunciato questa deroga dicendo: ma qui si vede un, un, un atto che ha una maggior forza normativa. Lasciamo stare queste cose sono cose che ho eh, discusse e stigmatizzati in teoria generale, ma non c'è dubbio che eh, il governo abbia scelto di non stare nell'applicazione integrale della protezione civile, anche se il primo atto, il primo decreto legge è derivato dal codice della protezione civile, ma poi ha creato un sistema derogatorio. Se uno non capisce perché non guarda la realtà. Una cosa è il tubo dell'acqua che scoppia, una cosa è l'inondazione di un paese, una cosa è il terremoto in una zona, un'altra cosa è una pandemia che è nazionale, anzi è internazionale. E questo è naturalmente l'accordo nazionale ha subito sviluppato come base del suo ragionamento. E di conseguenza saltano tutta una serie di presidi tipici dell'autonomia. È possibile che il governo intervenga in un territorio non avendo rispetto per le attribuzioni e gli interessi rappresentati dal sistema delle autonomie locali? E la risposta è chiaramente no. E la protezione civile, il codice della protezione civile, prevede una serie di strumenti di partecipazione, proprio mirati alla larghezza degli interessi, al principio di sussidiarietà. Parlava poco fa Esther. Il problema a questo punto è che la deroga da questo quadro eh, normativo, quello della protezione civile, è stata resa ne necessaria innanzitutto dalla eh, vastità delle emergenze imposte dal, dal, dal COVID. Queste emergenze hanno dato un ruolo particolare oltre che di PCM che però si sono succeduti l'uno all'altro eh, modificando i precetti contenuti e sono stati preceduti da decreti legge e anche qui si è urlato allo scandalo per l'abuso del decreto legge e lo si è gridato un po' sottovoce perché l'abuso del decreto legge è una prassi italiana che risale eh, Precedente millennio, quantomeno, quanto che è già stata stigmatizzata nel 1996 dalla Corte Costituzionale, che poi ha cercato di fare interventi per cercare di limitare l'uso del decreto-legge, ma certo la pandemia non era l'occasione in cui eh, rinunciare allo strumento del decreto-legge. Il decreto-legge non è un potere concesso al governo, è un obbligo del governo. È l'obbligo del governo di intervenire nei casi straordinari di necessità e urgenza. Non è quello il problema. Il problema nostro sono le autonomie. In che termini le autonomie hanno giocato con la questione del, della pandemia? Qui vedo che i miei minuti non sono tantissimi. E il problema è stato risolto, come ben noto, soprattutto della sentenza 37-2021 pronunciata contro la Val d'Aosta. È la sentenza in cui la Corte, ancora una volta, con lo stupore dei commentatori, ha deciso di ricorrere alla materia profilassi internazionale, che è stata prima, e questa materia. È sembrata essere sorprendente perché ben altri potevano essere gli strumenti della Corte per contrastare, per contrastare il, il tentativo della Valle d'Aosta da, da di applicare la sua legge il posto degli strumenti normativi statali. E, e la, la ragione evidente è evidente: la profilassi internazionale è una materia di competenza esclusiva dello Stato la protezione civile è materia concorrente, questo noi sappiamo, e guardo Nico Falcon che sicuramente lo sa meglio di me, non significa più niente perché ha digerito migliaia di sentenze della Corte Costituzionale, però dietro c'è la motivazione, dove la Corte dice che è una materia esclusiva dello Stato, cade qualsiasi pretesa delle regioni di trattenere competenze. E normative ma anche istanze collaborative tutto diventa di derivazione statale e questo è un meccanismo che è stato applicato talmente tante volte che non occorre neppure descriverlo e inoltre cioè un'epidemia un dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come pandemia e che pone tantissimi problemi di relazioni anche tra Stati, benché fuori l'Unione Europea, e non è pensabile che venga eh, affrontata con la stessa sensibilità per le autonomie locali che sta dentro alla materia protezione civile, che è tendenzialmente localizzata. Qui c'è un. Problema che a me sembra interessante su cui vorrei concludere. Ma è difendibile una pretesa delle autonomie locali di legiferare in senso, diciamo, concorrente con la legislazione statale di fronte a uno stato di emergenza così chiaro e indiscutibile. So di parlare. Avete in mente anche il tentativo della provincia di Bolzano di legiferare sulle materie, che non ha incontrato le censure dello Stato perché, secondo me, è stata fatta con più intelligenza di quella della Valdarostra. La Valdarostra ha preso proprio di, di petto e una delle, delle censure della Corte Costituzionale, è proprio questa, il tentativo di emanare una legge per mettere da parte la legge dello Stato e sostituirla con una legge e tra l'altro affrontando tematiche palesemente eh, impossibili da legiferare a livello regionale. Pensate alla tematica degli impianti di salita e delle piste di sci, tematica a cui sono molto sensibile. Eh, anche i pianti di salita, soprattutto da quando non ho più l'età di indossare la pelle di foca, ma eh, pensare che in piena pandemia in tutta Europa e in tutto l'arco alpino la Val d'Aosta potesse ambire a decidere autonomamente se aprire o meno i pianti di salita, voi capite che è una cosa che non, non ha credibilità. Fa parte oltretutto di una tendenza che secondo me è molto deprecabile, che fa molto male all'autonomia, che la definirei come una categoria, la tendenza è a fare leggi in deroga. L'altra settimana forse, mentre aveva organizzato un convegno a Trento, in cui un po' mi sono dilungato su questa fattispecie, la legislazione in deroga sta diventando la vera, Uh, macchia sul sistema dell'autonomia e sta causando la marcitura se si eh, dell'intera pianta è un fungo maligno che si è impossessato del corpo vegetale dell'autonomia e lo sta facendo marcire perché cos'è cos la legislazione in deroga? La legislazione in deroga è la legislazione eh, eh, regionale e qualche volta pronunciare, che ha un unico obiettivo, quello di derogare dai vincoli posti dalla legge statale. C'è un, un esempio clamoroso in Sardegna, in sentenza di quest'anno, sugli eh, svincoli di deroga in materia ambientale e urbanistica, che la Corte ha impietosamente colpito e duramente colpito, ma ci sono deroghe un po' dappertutto. Eh, potrei citare la sentenza 23 del 2022 in cui Trento e Bolzano sono state bacchettate perché introducono, in nome del Covid della pandemia, delle de deroghe alle leggi sui contratti pubblici sulla parte. Questa legislazione in deroga crea la debolezza delle autonomie per il semplice fatto che non sono moralmente, ma direi anche eticamente, sostenibili. I privilegi per gli abusi edilizi, tipico della legge della Sardegna, ma anche in Sicilia e anche altrove, sono dei privilegi, privilegi inaccettabili. E siccome il governo deve far valere la protezione dei beni fondamentali ambientali, urbanistici, paesaggistici, eccetera, troverà un motivo per dichiarare queste leggi illegittime. E questo motivo può essere facile da trovare, ma poi non si ripara più quella, 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 quella macchia. Una volta che si è detto che eh, l'ordinamento civile oppure eh, tutela della concorrenza non consente alla provincia e alla regione di derogare la legge sugli appalti, di là non si torna. Non è più possibile immaginare che la prossima legge, che magari potrebbe essere una legge anche molto apprezzabile, eh, superi il valore perché gli argomenti contrari sono già schierati. Buona parte della ehm, depressione dell'autonomia delle regioni, a cui abbiamo assistito, colpevole anche la Corte Costituzionale in questi anni, è causato dalla depressione della legislazione regionale. È giustificato. Da questo rafforzamento attraverso il cambiamento bellissimo titolo ha avuto questa giornata questo convegno e il cambiamento qual è come ci si rafforza da un cambiamento e rafforzare vuol dire rafforzare l'autonomia il cambiamento a mio modo di vedere è uscire da questo fungo maligno, che è la legislazione interna. E per uscire da questo fungo maligno che sta eh, marcendo la pianta dell'autonomia, bisogna riscoprire quello che in questi anni è stato debole a livello regionale, devo dire anche a livello nazionale, che è la politica. Io sono convinto di questa cosa, l'ho predicato anche. Con quando ho avuto modo di consigliare ai politici regionali, come, come, di, come dire, come frase d'Angelo. La frase d'Angelo che ho consigliato è non pensate, e soprattutto non chiedete agli amministratori, che cosa vi è lecito fare, cosa potete fare, ma decidete che cosa volete fare, qual è l'immagine politica. L'immagine del vostro ente da voi amministrato che volete portare in una legge. Perché raramente ho visto leggi che avessero forza politica a non superare poi il controllo della corte e l'impugnativa del governo. Le leggi in deroga, secondo me, vanno punite e punirei anche chi le ha proposte, se proprio devo dirla tutto. Puni punite nel senso sanzioni. Quello è un abuso dell'autonomia. Mentre il buon uso dell'autonomia. Questo dipende tutto dalla capacità dei politici locali di avere un'immagine del dentro la loro amministrativa. L'amministrato è un programma da perseguire con gli strumenti offerti. Vi ringrazio. Grazie, professor Bin, di averci non solo istruito ma anche educato o almeno la, indicato la via da, da percorrere. E a questo punto siamo di qualche minuto in ritardo, io metterei qui alcune mie considerazioni e, e poi se ci rimarrà il tempo come spero facciamo anche un po' di discussione prima di dare la parola alla terza relatrice naturalmente mi unisco io ai rappresentanti per l'invito che ho ricevuto anch'io sono rammaricato di non essere purtroppo tra di voi a Bolzano ma di parlarvi da lontano nel formulare queste riflessioni Partirei dalla, dalla seconda relazione che abbiamo sentito. Anche qui devo dire che non ho da segnalare. Se il compito del discussant fosse quello di dire su che cosa non è d'accordo, io potrei dire: Ma in realtà sono d'accordo praticamente su tutto, non ho niente da dire. Ma forse un discussant è autorizzato anche a formulare qualche commento. Uno per la curiosità diciamo, della teoria giuridica, perché Roberto Binci ha diciamo, dato una, una lezione sottile dicendo attenzione, i DPCM so, hanno carattere normativo ma non sono fonti, e ha accentuato in un dibattito che è in realtà molto antico: no? ha accentuato una cosa molto giusta, cioè che non hanno la vocazione a inserirsi in modo stabile nell'ordinamento, per cui ci invita, diciamo così, a non fare le pulci alla singola parola, perché hanno, sono, sono cose che hanno breve durata e carattere strumentale ad una situazione chiusa in se stessa. Tutto molto giusto, però... Se è vero che non hanno carattere normativo nel senso che dice Roberto, però attenzione perché sono accompagnati da sanzioni per il caso che non vengano osservati. E perciò non avranno carattere normativo, ma un carattere giuridichino ce l'hanno e anche non irrilevante. non irrilevante. Pensate ad esempio, non so, chi per curiosità ha seguito... La, la discussione che nel Regno Unito si è aperta in questo momento, se, se da, nella sede del primo ministro si sono violate o no le regole del lockdown, hai voglia di andargli a dire che non hanno carattere normativo. Sono terribilmente arrabbiati gli inglesi che, eh, e la, la polizia inglese sta emanando una serie di sanzioni. Per cui in effetti io capisco, ha ragione Roberto a dire, era difficile il compito, è quasi impossibile, però alla fine la discussione su chi sia congiunto e chi non sia congiunto non ce la possiamo togliere di torno. Però questo lo dico più per il gusto della discussione tra giuristi. Volevo invece sottolineare un altro degli aspetti. Che, su cui ci ha condotto Roberto e che ha molto a che fare col dibattito sull'autonomia mentre il, la discussione sul carattere normativo o giuridico o tutti e due o uno solo dei due dei DPCM è una discussione diciamo così interna alla corporazione dei giuristi. E ci, ci ha sottolineato fortemente il eh, professor Bean l'esigenza di guadagnare l'autonomia sul piano del merito. Ecco qui abbiamo due aspetti che vorrei congiungere. E tanto per legarsi alla pandemia, partirei in questa riflessione di nuovo dall'esempio del Regno Unito. Noi di solito, quando parliamo di regionalismo, non abbiamo in mente in modo immediato il parallelo con il Regno Unito, ci è più, perché siamo partiti dall'idea del federalismo, no? siamo partiti anche in modo un po' sgangherato, dal, e quindi tendiamo a, 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 a riferirci. Ma se ci pensate proprio di fronte alla pandemia. L'esempio del Regno Unito è un esempio a suo modo strabiliante, perché nel Regno Unito è stato chiaro fin dall'inizio che le quattro nazioni, no? la, la Scozia naturalmente, il Galles, l'Irlanda del Nord e l'Inghilterra vera e propria, avrebbero proceduto indipendentemente l'una dall'altra. Questo è un dato molto interessante. È vero che nel Regno Unito non ci sono piste da sci, questo è un dato, è un dato da, tenere, da tenere presente perché la pista da sci eh, vuol dire tante cose, no? vuol dire la gente che si sposta, che si unisce, insomma, eh, diciamo che forse la... Eh, ma però detto, anche tolto questo, eh, non può non, non colpire la tranquillità con cui di fronte ad una, ad una pandemia grave nel loro paese come nel nostro, lo, loro hanno deciso sostanzialmente di procedere indipendentemente, con esiti talvolta anche ridicoli. Che da noi sarebbero stati oggetto di censure spropositate. Eh, le, I giornali del, locali hanno riportato esempi, per esempio, di due pub, uno da un lato e uno dall'altro della strada, uno dei quali nel Galles e l'altro in Inghilterra, che sottostavano a regimi diversi: quindi uno era aperto fino a un certo punto e poi è stato chiuso, e l'altro al contrario. Addirittura è successo un drive-in, un drive-in che eh, in parte stava nel territorio di un'altra nazionalità e quindi il problema era di riuscire a entrarci in qualche modo. Quindi, un lato di questa, di questa materia è, diciamo così, il un senso di riconoscimento di identità separate che evidentemente nel Regno Unito è più forte che da noi, mentre da noi prevale un senso di una, diciamo così, nazionalità comune e di regole, e di regole condivise. Cioè la, la non uguaglianza è più facile da accettare per loro che per noi. Questo non solo... Non solo anche su anche tutti gli altri aspetti della devolution mostrano questo, no? Per la, per, nei rapporti tra Inghilterra e Scozia il problema non è l'ordinamento civile o l'ordinamento penale. Il problema è chi fa che cosa e hanno delle regole condivise su cui in tutti questi campi c'è una dose, una dose eh, di eh, autonomia. Detto questo. Eh, rispetto invece alla relazione così così ampia e completa che abbiamo sentito da Esther Hackers, eh, è difficile, sarebbe difficile di sentire, non è facile neanche aggiungere qualcosa. Io vorrei aggiungere qualcosa di molto più elementare di quello che ci ha detto lei, perché in qualche modo la relazione di eh, Appacker. Eh, nasce nel contesto della specialità. Ora, se cerchiamo di collocare la specialità nel contesto del regionalismo italiano, io penso che in primo luogo i cittadini delle regioni a Statuto Speciale e in particolare quelli delle province autonome a volte si chiedano di fronte a queste cose che abbiamo sentito. Per esempio, a questa grande omogeneizzazione no? di cui abbiamo sentito parlare, soprattutto quanto alla potestà legislativa tra regioni, speciali, tra titolo V generale, diciamo, e eh, regime derivante dagli statuti. Per cui, io penso che sia eh, legittima la domanda per i cittadini delle regioni, a statuto speciale delle regioni e delle province autonome, chiedersi in primo luogo in che cosa siamo speciali noi cittadini delle regioni speciali. E credo sia giusto dire loro che sono speciali eh, forse più di quanto hanno normalmente presente. Ecco, al di là della questione della potestà legislativa, dell'ampiezza delle materie trasversali, ci sono, io, mi piace, piace l'idea di ricordare... Che ci sono quattro caposaldi della specialità che tutto sommato sono rimasti intoccati. I quattro caposaldi della specialità vi dico molto in breve, naturalmente, eh, se poi su ciascuno di essi si potrebbero fare delle lezioni. Uno lo sappiamo tutti, la finanza nello statuto. Quanto quante risorse spettano a ciascuna autonomia speciale, è scritto a livello costituzionale. Questo è un grande fatto per le regioni ordinarie e alla merci del legislatore statale. Anche si dirà che negli ultimi, ultimi decenni, o forse anche di più, eh, lo Stato ha chiesto della, una contribuzione alle regioni speciali, verissimo. Anche questa in qualche modo soggetta al principio dell'accordo. Quindi uno dei caposaldi della specialità è certamente l'autonomia finanziaria a livello costituzionale, diciamo a livello statutario. Un secondo è il numero la qualità delle materie in regime di autonomia. Se noi pensiamo all'autonomia non solo come potere legislativo, ma prima di tutto come potere di autogoverno, è grandissimo il divario no? tra la condizione delle regioni speciali e la condizione delle regioni ordinarie. Pensiamo alla scuola, pensiamo al paesaggio, pensiamo a tantissimi aspetti della vita civile che... Provincia di Bolzano, in provincia di Trento, i cittadini sono abituati a considerare di propria amministrazione e che nella rimanente parte del territorio nazionale non, lo, non lo sono. La, qui la quantità diventa qualità a un certo punto, no? Pensate a, alle rivendicazioni che ora il Veneto, in parte anche l'Emilia-Romagna, stanno facendo per il regionalismo differenziato. E alle difficoltà che incontrano, ad esempio, nel campo della scuola, che per le province autonome è un campo di tradizionale applicazione dell'autonomia. Terzo caposaldo. Terzo caposaldo, la possibilità di precisare le materie a livello sovralegislativo con le norme di attuazione dello Statuto. Anche questo è un grande fatto, perché bene o male le norme di attuazione dello Statuto resistono alla legislazione ordinaria, mentre qualunque altra attribuzione, eh, pensate all'ampiezza all della devoluzione verso le regioni ordinarie che c'è stata con la legislazione Bassanini, il decreto legislativo 112 del 98, ma quello è aperto alle modifiche da parte della legislazione statale, no? Quindi eh, non, non ha una garanzia. Le norme di attuazione dello Statuto hanno una garanzia, e anche nella relazione a Packer, non a caso, è stato sottolineato quanto questo strumento sia uno strumento prezioso. Uno strumento sotto altri aspetti discutibile, no? perché un corridoio normativo. Qui, qui eh, ci dirà anche il professor B: questo è normativo davvero, no? normativo davvero parallelo rispetto al Parlamento in qualche modo, no? Opinabile. Il quarto caposaldo del perché le regioni speciali sono davvero speciali è di essere indiscutibilmente i dominus anche rispetto agli altri enti locali della regione. Mentre se ci pensate i comuni e le province delle regioni ordinarie sono ancora in larghissima misura sotto l'amministrazione statale in definitiva anche anche, nella, anche nel quadro del PNRR si vede questa questa no gli asili che vengono che vengono diciamo finanziati direttamente dal ministero uguale per l'assistenza sociale cose tutto sommato impensabili nell'ambito delle delle autonomie speciali detto questo eh, una riflessione, anche qui il tempo naturalmente non è, non è tantissimo e, e, e cercherò di essere molto breve su questo. Ma con la riforma del titolo V, le autonomie speciali alla fine ci hanno guadagnato o ci hanno perso? Eh, allora, diciamo intanto una cosa enorme che hanno guadagnato, che hanno guadagnato loro come tutti. Questo noi ce ne dimentichiamo, ma ci dimentichiamo che... Prima della riforma del titolo V le leggi provinciali e regionali non entravano in vigore se non con un sostanziale consenso del governo. E poi, no, se non c'era questo assenso del governo, bisognava andare al giudizio costituzionale e quindi si aspettava il giudizio costituzionale. Insomma, c'era un controllo preventivo. Adesso non è più così dalla riforma del titolo V, le leggi regionali e delle province autonome entrano in vigore senza nessuna forma di controllo preventivo. Questo è un netto progresso per l'autonomia, impone anche un elevato tasso di responsabilizzazione e qui mi collego alla parte che ho chiamato educativa di quello che ci ha detto Roberto Bin. Eh, Attenzione, non è che manchi chi sostiene che non è bene che sia così. No? Non è che manchi chi vorrebbe tornare indietro o chi vorrebbe fare una bella riforma in cui si dica, per esempio, che l'impugnazione da parte del governo sospende la legge regionale. Anche qui un, una, un, un suggerimento nella, nella direzione della responsabilità, quando si desidera perché. Il fatto, il fatto di poter produrre un impatto giuridicamente rilevante e immediato sulla comunità di riferimento, in effetti impone anche una grande moderazione e una grande responsabilità nell'uso nell di questo potere. Per il resto è chiaro che il bilancio è molto, molto a chiaro scuro. E sottoscrivo, e eh, tutti coloro che conoscono bene la materia sottoscrivono le cose che ha considerato la Esther Hapacker sulle materie che scompaiono addirittura. Eh, eh, lei ha, ha citato l'orario dei negozi. Ma pensiamo alle banche, agli istituti di credito che, le, che eh, non, non solo le regioni speciali, ma oggi anche le, le regioni ordinarie hanno l'elenco del 117. Ma le stesse regioni speciali hanno perduto le poche competenze che avevano da quando con la riforma del credito cooperativo... Le banche locali, le banche di ambito locale, sono state unificate all'interno di un gruppo centrale. L'esistenza stessa di questo gruppo centrale ha provocato sco la scomparsa di questa materia. Era giusto, non era giusto. Però rendiamoci conto che è bastata una, una pennellata del legislatore che ha creato un sistema centralizzato per così ha deciso la Corte Costituzionale in una certa sentenza, togliere il carattere locale delle banche, che invece, notate bene, è fermamente e puntualmente riaffermato nella disciplina specifica, cioè le banche di credito cooperativo sono rimaste banche locali come prima, al di sotto dell'ombrellone del gruppo centrale di riferimento, per cui è dubbio che fosse giustificata questa, questa eh, sottrazione. Eh, di, di materia. Non parliamo dei lavori pubblici, anche qui è stata ricordata la sentenza 45 del 2010 in cui la Corte ha dovuto ammettere che essendo in statuto la materia rimane, però non bisogna, non bisogna è evidente che poi alla fine la materia rimane come etichetta, ma dentro non ci rimane niente, come mostra ad abbondanza, ma la sentenza numero 23 del, due, del, 2000, del 2022. Allora, attenzione, io non sto dicendo che le autonomie speciali abbiano meno autonomia di quanto avevano prima del titolo quinto, perché dobbiamo, non dobbiamo neanche mitigare il prima del titolo quinto, perché ci ricordiamo che esisteva anche la funzione di indirizzo e coordinamento. Che è scomparsa felicemente sostituita da altri strumenti tra cui la legge no, delle materie trasversali eccetera però certo quello che possiamo dire sono due cose simultanee ecco da una parte che il mutamento sostanziale dell'ordinamento con dei rapporti stato regioni che, che inserito nel titolo V, bene o male si è riverberato anche sulle, anche sulle regioni a statuto speciale perché l'ordinamento civile, la tutela della concorrenza, l'ambiente, i livelli essenziali delle prestazioni. Eh, abbiamo sentito ricordarsi prima che anche il, le regole di diritto amministrativo, il silenzio a senso, la, la scia, la via sono diventati livelli essenziali delle prestazioni. Quindi questa marea, diciamo, montante ha coinvolto certamente anche le autonomie speciali. Dall'altra, dobbiamo anche ammettere che quel problema che il titolo V pensava di avere risolto con la clausola residuale, cioè il problema dell'estrema frammentarietà delle, delle competenze legislative regionali, quel problema che Roberto Bing identifica dicendo... Il problema non sta nelle materie, sta nelle politiche. e Se noi vogliamo fare una politica non, non, non possiamo non, non andare al di là dei confini della, della, della potestà legislativa così come c'è. Allora la Corte Costituzionale lo ammette per la legislazione statale, no? che fatto dice che quando c'è intreccio di competenze bisogna consultare anche le autonomie, eccetera. Ma non lo ammette per la legislazione regionale, non ammette che per fare una politica bisogna in qualche modo toccare anche aspetti che diversamente non sarebbero, non apparterebbero all'ordinamento all regionale. Quindi quel, il problema che la Costituzione pensava di superare, dicendo in tutte le altre materie c'è cioè competenza residuale delle regioni, non, che non è stato superato. La legislazione regionale rimane frammentaria come prima. E quindi difficile, diciamo, difficile. Ci sono buone leggi regionali e provinciali, ma non è, non è semplice restare nei propri confini. Eh, cosa fare? In che direzione, in che direzione andare? Eh, anche qui la redazione di Appacher ha alcune indicazioni. Le adate, eh, rafforzare la presenza delle autonomie in tutti gli organi statali centrali possibili, a partire da quelli costituzionali, naturalmente. Naturalmente non, non mi metto a parlare oggi delle conferenze della seconda Camera, eccetera, perché sono problemi che superano l'orizzonte di oggi. Eh, non c'è dubbio che anche la Corte Costituzionale avrebbe da guadagnare, al contrario di quello che essa ritiene, dall'avere, diciamo così, una composizione più equilibrata anche sotto questo punto di vista, ma soprattutto per quanto sta in, della, in quello che possono fare le autonomie, cercare di guadagnare in reputazione, cioè cercare di progredire diciamo in quello che Roberto ci ha indicato come il merito delle leggi Roberto vinci dice ci ha detto guardate che raramente ho visto la corte costituzionale non proprio demolire una legge che intrinsecamente meritasse ecco allora se assumendosi con pienezza la responsabilità che deriva dalla possibilità di incidere direttamente sull'ordinamento giuridico. Le regioni e province autonome, sia ordinarie che speciali, rafforzassero, diciamo così, la propria capacità di motivazione sostanziale delle, delle leggi, a volte anche di motivazione esterna, esplicita. Non c'è dubbio che la Corte apprezza di sapere per quale ragione un'autonomia un ha legiferato in, una in un certo senso. Quindi anche nei procedimenti legislativi non avere paura di accumulare documenti che mostrino, che mostrino che la disciplina che si dispone ha una sua ragione sostanziale che non serve per soddisfare appetiti, per fare protezionismo locale. Eh, ma che ha una ragione sostanziale, diciamo così, di merito, credo che questo sarebbe un contributo molto importante per rafforzare, diciamo così, l'autonomia nel, nel, nella sua concretezza. Grazie di avermi ascoltato. Ora io non so se lì. Tra di voi c'è una presidenza diversa dalla mia che possa dire se apriamo il dibattito o se è il momento di dare la parola alla terza regolazione. Abbiamo, abbiamo praticamente esaurito più o meno il tempo, però se c'è una. Abbiamo esaurito praticamente il nostro tempo, però se c'è una domanda urgente che si può rivolgere alla Estra Hapar e a Roberto Bin siamo ben volentieri di accettarle. <ride> Comunque la discussione è aperta. Abbiamo ancora qualche minuto di tempo se volete. Prego, prego Francesco. Scusate, Francesco Palermo, non so se mi si vede, ciao. Um... Ho due domande per Roberto Bin, non prima di aver premesso quest'ultimo aspetto della qualità della legislazione, perché secondo me questo è uno dei, eh, degli aspetti che più dovrebbero essere ricordati, eh, che la, la qualità della legislazione fa la qualità dell'autonomia. Invece siamo spesso confrontati con leggi penose sotto il profilo tecnico, un ultimo ci troveremo a votare questa domenica su una questione legata alla legge sulla democrazia diretta che è stata scritta malissimo con una riforma scritta peggio insomma va bene non entriamo in questo dettaglio ma è veramente l'elemento importante da tenere a mente si dà spesso per presupposto che la legislazione provinciale sia meglio o regionale sia migliore di quella statale normalmente non è così io ho due domande veloci per roberto bin la prima de jure condito la seconda de jure condendo quella del jure condito è se esiste ancora una gerarchia delle fonti, così ti do uh, la possibilità di parlare del tuo ultimo, in cui questo tema è stato ampiamente sviscerato. Perché hai giustamente ricordato, sì, uh, c'è una deroga alle norme sulla protezione civile, è successo questo, uh, ma cosa succede rispetto alla Costituzione? No? Uh, il riparto delle competenze non esiste. Um, in ogni caso avrebbero formalmente una eh, prevalenza, eh, almeno dal punto di vista eh, della gerarchia. E, eh, come è stato ricordato, la sentenza 37 sulla Valle d'Aosta non ci dice nemmeno che è perché c'è stato uno stato di emergenza, ma semplicemente mh, ha attribuito ad un titolo competenziale previsto in Costituzione il potere di fare qualunque cosa e questo svuota qualunque altra competenza. Eh, Prevista in Costituzione negli statuti speciali. Io un problemino lì lo vedo, ma vorrei sapere cosa ne pensi tu. De Jure Condendo, rapidissimo. Ehm, C'è stata adesso questa situazione emergenziale legata alla pandemia, fortunatamente è passata, abbiamo quasi scherzato perché poi le vere eh, emergenze sono di là da venire, a partire da quella climatica. La Costituzione e gli statuti sono sufficientemente attrezzati per far fronte a questo. Se non lo sono è opportuno che lo diventino oppure ci accontentiamo dello status quo sapendo che questo apre le porte facilmente a legislazione statale che taglia come una lama nel burro il sistema delle competenze di qui sopra. Allora, c'è bisogno di pensarci, è un lavoro a cui dovremo dedicarci come giuristi nei prossimi anni, cercare di aggiustare questo sistema o ce lo teniamo così? Grazie. Grazie, raccogliamo ancora qualche altro spunto, prego. Grazie Roberto Toniatti, Università di Trento. Sono messe le domande al professor Falcone. Certo, ma certo. Ah, okay. certo. Da parte del professor Falcone sì, da parte dell'organizzazione non so. <ride> allora, eh, caro Nico, molto apprezzato le tue conclusioni. Eh, la, la domanda, spero breve, è questa. Tu stesso hai riconosciuto che la clausola di maggior favore porta con sé eh, ombre e luci. Vorrei sapere la tua opinione sulla possibilità che la revisione degli statuti formalizzi i benefici ed escluda invece le, le ombre. In altre parole, un superamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Grazie. Ancora qualcuno? Se non è il caso, non vedo nessuno. Bene, allora incominciamo con Roberto Bin e la sua risposta a Francesco Palermo. Prego. Eh, Deiure condito, io non vedo non vedo quale sia stata la repressione delle autonomie locali. Eh, non credo di essere poco sensibile alle autonomie. E eh, che le autonomie dovrebbero occuparsi di quello che possono fare, non di cercare di competere con lo Stato bloccandone la disciplina. Non so se lo intendo. Eh, se avessero dovuto legiferare sul servizio sanitario ben venisse certo non potevano derogare il principio di tutela eh, sanitaria delle persone per intenderci l'obbligo di mascherine o il divieto di, di eh, assembramento non, non c'è spazio dobbiamo meditare su queste cose eh, sono problemi che vanno affrontati brutalmente e riusciamo a imparare da questa vicenda per regolare la brutalità? Magari. Ma secondo me la logica non è quella di puntare il dito sull'abuso di poteri da parte del governo. Io in questi due anni al governo non ci sarei voluto stare. Dormivo tranquillamente, infatti. Però parliamone. Sul eh, il problema degli Ure e caspita, ma qui tu sfondi porte aperte. Eh, per esempio, se io mi svegliassi in regione o provincia autonoma, e eh, eh, dire che ho male. Eh, la prima cosa che penserei di fare è di dare una legislazione eh, d'esempio di attuazione dell'articolo 9 riformato io non sono di quelli che dicono ha ah, introdotto l'ambiente nell'articolo 9 ha cambiato tutto c'era già c'era il termine patrimonio che secondo me la dottrina italiana non ha sviscerato e su quello, sull'obbligazione delle generazioni future va tutto scritto e io sono convinto che una legge eh, che eh, eh, vada in questa direzione, eh, sia una legge che non avrà ostacoli. Mentre sono un po' indignato del fatto che eh, si dà semaforo verde a leggi che non vanno in questo senso, magari sono prime delle riforma. Io ce l'ho, per esempio, con la legge urbanistica dell'Emilia-Romagna che dice il consumo del territorio zero. Ma questo è un obiettivo che avremo fra trent'anni. Vogliamo citare il precedente della corte di Karlsruhe? Tu non puoi trasferire alla generazione futura i vincoli che adesso a te fa comodo far finta di aver eh, immaginato. Il problema è urgente, attuale, immediato. C'è qualcuno che è in grado di fare una legge? La facesse. E secondo me, questa è una strada importante. Tutta la parte che è anche un po' di moda, che riguarda. La, la, la compatibilità ambientale, quella è una parte che. Lasciate solo un piccolo accenno, non polemico, ma quasi... è, è vero che eh, nel Regno Unito eh, la normativa ehm, sul, sul Covid è stata diversa negli Stati, però c'è un piccolo precedente anche in Italia. Quando il legislatore italiano introdusse il divieto di fumo negli, negli locali pubblici la provincia di Bolzano, non ritardò, ritardò l'applicazione per un anno. Me lo ricordo bene perché ero sempre scettore e allora ancora fumatore. <ride> grazie. Bene, grazie. Allora la risposta ancora del collega Falcone per il grazie. collega Sognatti. Eh, eh, grazie. Ma... Eh... Intanto, pr prima di rispondere alla, do alla domanda che Roberto Poniatti, ringrazio della domanda, devo dire che dobbiamo aspettarci ulteriori livelli di accentramento. Ma eh, pensate, ad esempio, voi sapete che esistono da tempo norme che, che dicono che l'amministrazione non può chiedere dei documenti che un'altra amministrazione ha già. Sono norme che poi non vengono rispettate perché naturalmente se io devo se, se il Comune di Palermo ha un mio documento che devo presentare al Comune di Bolzano, il Comune di Bolzano non sa come fare a raggiungerlo. Ma può darsi che presto lo possa fare, cioè se implicito nello sviluppo tecnologico è un livello di uniformazione dell'amministrazione attraverso la tecnologia perché se, se la, tutti i dati devono diventare interoper, interoperabili questo a livello di uniformità sulla base di linguaggi comuni o sulla base di insiemi di conoscenze centralizzate per esempio anche qui nel piano nazionale di ripresa e resilienza la conoscenza del territorio sarà fatta a livello attraverso banche centrali. La stessa pianificazione urbanistica, per riprendere il tema di Roberto, non potrà più essere concepita come una, una cosa semplicemente locale, perché si baserà su linguaggi uniformi e su basi conoscitive di, di, a, livello, a livello centrale. Detto questo, e per venire invece al tema specifico. Di, di, di Roberto Toniatti eh, sì, sul piano delle fonti naturalmente non abbiamo dubbi che gli statuti possano in una certa misura in relazione ad ambiti specifici introdurre precisazioni e diciamo eh, specificazioni che vanno in difformità dalla giurisprudenza costituzionale che magari a volte potrebbero essere opportune e che potrebbero, tra l'altro, servire di base per corrispondenti interpretazioni anche, anche dei poteri delle, delle altre regioni. Questo, naturalmente, entro quei limiti di sistema, al di là dei quali probabilmente, perché lo statuto va sempre approvato, poi dal, dal Parlamento, no? Oltre, al, oltre i quali lo statuto non verrebbe approvato o necessariamente subirebbe poi l'esempio la, la, storico l'abbiamo no? nello statuto della regione sicilia in cui gli elementi diciamo così che contraddicevano quei dati di sistema quei, lasciatemi usare una parola che non ho mai usato volentieri quei formanti di sistema no? della, della nostra struttura costituzionale che non è detto che siano scritti nella, nella pietra, ma sono fortemente inseriti nel DNA del nostro ordinamento giuridico che probabilmente andrebbero incontro ad una, reazione, ad una reazione di rigetto come quella che tante parti del titolo V hanno sostanzialmente avuto, no? che non significano più quello che, che si pensava significassero. Ma per dire la cosa più evidente. La, il riparto della potestà legislativa fatta con l'articolo 118, con il principio di sussidiarietà, invece che con l'articolo 117. Questa, quella, la sentenza 303 del 2003, è stata una, uh, un riordino di sistema che ha corretto la Costituzione in definitiva. No? Forse con, forse con i concetti di oggi non ci sarebbe stato neanche bisogno della sentenza 303 del 2003 con l'evoluzione a cui siamo arrivati oggi nell'interpretazione nell costituzionale. Quindi per fare una risposta sintetica, sì, certamente sì, potrebbe anche essere utile. Molto dipende dal livello di dettaglio. Anche qui faccio un richiamo ad una normazione che guardiamo poco, ma nel Regno Unito... I livelli di specificazione di cosa la, le, le realtà devolute possano fare rispetto allo Stato sono molteplici. Allora, lo Stato, la, la, la realtà devoluta ha questa materia, ma con questi limiti, ma anche ai questi limiti si può derogare in una serie di circostanze. Tutto questo è specificato molto dettagliatamente, molto analiticamente. E naturalmente dove c'è il livello di specificazione e di dettaglio è più difficile poi che l'interpretazione costituzionale porti a risultati molto lontani. Grazie. Bene, grazie. Allora adesso eh, chiudiamo questa prima sessione. Noi abbiamo adesso una piccola pausa. Ci rivediamo alle 16.15 in punto perché siamo un po' fuori, ma comunque siamo... Siamo ben messi con i tempi, e per poi appunto sentire l'intervento della nostra collega Ilaria Riccioni. Allora alle 16.15. Grazie per intanto. No? Bene, grazie di essere nuovamente tutti in sala, o quasi tutti. Eh, riprendiamo eh, con l'ultimo intervento di questa giornata. Ho il grande piacere di presentarvi brevissimamente Ilara Riccioni, che è una carissima collega qui all'Università di Bolzano, eh, si occupa da tanti anni di queste tematiche di cui adesso lei parlerà e il titolo del suo intervento è Le dinamiche sociali interetniche tra capitale sociale e capitale culturale. Grazie ancora e a te la parola. Eh, grazie, grazie a tutti. E soprattutto appunto grazie a Gunther Pallaver di avermi invitato a questo, a questo importante momento di riflessione per la provincia, per questo territorio sicuramente queste tematiche sono tematiche che oggi eh, hanno appunto bisogno di una riflessione importante ehm, quindi come diceva bene Gunther, io eh, sono sociologa e eh, mi sono occupata anche di. Eh, come sono arrivata qui, perché insomma, forse si sentirà dal mio accento, non sono propriamente locale. E eh, quindi appena arrivata, appunto, mi sono interessata esattamente alle dinamiche interne di questo territorio per capire eh, quale fosse eh, la cifra un po' del territorio, ma anche eh, un po' per toccare con mano questa idea di modello, di modello alto-adige di cui appunto in qualche modo si, si parla. Allora oggi eh, farò una presentazione che in qualche modo per certi versi sintetizza parti di, di ricerche sul campo che io ho fatto, ma eh, non in maniera specifica, soprattutto in maniera, come dire, di riflessione teorica su quelle che sono state poi le, 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 i risultati di queste ricerche. Allora, Innanzitutto la funzione dei territori di confine oggi. I territori di confine sono sempre zone notoriamente di meticciamento, di incontro, di incontro tra culture, dove si realizza appunto l'incontro tra differenze in maniera eh, abbastanza peculiare, possiamo dire. Quindi differenze linguistiche, differenze culturali, differenze Normative. Questi territori mostrano, potremmo dire, in maniera pionieristica o avanzata i problemi o le risorse che si possono o si potrebbero liberare nell'incontro delle diversità. Quindi, eh, diciamo, i lati sia positivi che negativi di questi, eh, di questi incontri, questioni che la globalizzazione pone oggi in maniera molto più estesa e capillare a tutto il pianeta, quindi oggi ci troviamo in una realtà che in qualche modo rientra in una logica ehm, dove le, i territori di confine possono e acquisiscono una funzione particolare. Um, di fatto quella che era una realtà peculiare dei territori di confine oggi è oggi la realtà condivisa, potremmo dire, da tutti i luoghi del pianeta, in virtù di vari fattori che accelerano ovunque i flussi migratori. Quindi le migrazioni da paesi poveri a paesi maggiormente sviluppati sono state realtà in costante aumento dall'industrializzazione in poi, quindi è un, diciamo, una forma della modernità, ma la migrazione di intere popolazioni a cui si assiste oggi, di intere gruppi, di intere famiglie, di intere porzioni di popolazione riguarda eh, di fatto il, la realtà contemporanea. E sono probabilmente quella parte di rischi di cui, cui ci parlava Ulrich Beck. Eh, al, ai quali il processo di modernizzazione ci ha esposto, mh? senza però effettivamente trovare poi delle, delle risposte efficaci. Quale che sia la causa di questi continui spostamenti di masse di persone e di vissuti, l'immigrazione pone un problema alle società occidentali contemporanee, ma nello stesso tempo rappresenta anche una grande risorsa, perché porta energie, idee, forza lavoro e paesi oggettivamente, demograficamente in ginocchio molto spesso. Quindi ci sono molti aspetti che rendono complessa la gestione dell'immigrazione, e soprattutto, appunto, la gestione della complessità e della diversità tra le culture. Tra le questioni principali che troviamo, eh, appunto, sono la dimensione geografica, politica e valoriale. Da un punto di vista geografico, nel caso europeo, per esempio, il Mediterraneo è passato dall'incarnare il simbolo di ponte tra civiltà della Magna Grecia a quello di confine o barriera. Dunque è diventato un luogo politico allo stesso tempo di conflitto e di solidarietà. Da un punto di vista politico la politica della disinformazione, per esempio sui rifugiati, gli immigrati, incoraggia molto spesso tendenze autoritarie e politiche di agnotologia, quella che Proctor chiama appunto un'ignoranza un indotta rispetto a questi fenomeni, che poi diventano forme o possono dare forme di manipolazione dell'opinione pubblica. Un ulteriore aspetto fondamentale chiama in causa gli aspetti valoriali nella loro specificità anche religiosa, quindi la più radicata forma appartenenza ai valori, di appartenenza ai valori che appunto con la massiccia presenza di rifugiati e migranti trasforma il contesto religioso e valoriale delle stesse società d'accoglienza, quindi va a cambiare il tessuto relazionale, sociale e valoriale. E quindi ne modifica anche la capacità di integrazione, favorendo a volte l'insorgenza di politiche identitarie. In questo senso, le politiche identitarie mostrano il lato oscuro del pluralismo culturale. Quindi, un ulteriore aspetto che va sottolineato è il fattore della crescente disuguaglianza che si realizza nella distribuzione della ricchezza, nelle forme di accesso alle risorse, in tutte le declinazioni che l'emergenza pandemica ha degli ultimi anni ha contribuito a rendere visibile in maniera eh, esemplare e ad accelerare anche in maniera drammatica. In questo panorama complesso, quindi nella complessità di questo incontro tra culture che è parte della società globalizzata, la funzione dei territori di confine può rivelarsi preziosa ed esemplare. Tutti quei contesti di integrazione virtuosa da tempo attivi sul fronte delle pratiche di inclusione e convivenza possono contribuire a dare risposte alle divisioni che affliggono eh, il nostro tempo. Ma va anche aggiunto che sono purtroppo poche quelle realtà che hanno effettivamente sviluppato un modello inclusivo consolidato, che non sviluppi delle nevrosi collettive o delle sofferenze radicate, più o meno silenziose o apertamente conflittuali. Dalle osservazioni empiriche e anche dalle narrazioni di confine sappiamo che quando più culture coesistono in uno stesso spazio, il problema di fondo è il grado di compatibilità dei valori di queste culture e la capacità reciproca tra i soggetti di creare esperienza condivisa. Inoltre, la narrazione dell'altro, la storia interiorizzata che ne anticipa l'esperienza, è spesso una sorta di muro invisibile, una lente offuscata che non permette di vedere l'altro così com'è, cioè come un individuo, ma solo come una rappresentazione simbolica, elaborata in virtù di racconti vissuti molto spesso da altri, in altre epoche e in presenza di altre condizioni anche in virtù di narrazioni collettive istituzionalizzate. In altre parole, l'altro non sviluppa in noi la curiosità della diversità, bensì più spesso il rifiuto o la, o la diffidenza a priori, perché la stessa capacità di riconoscerlo è compromessa dalla narrazione collettiva dominante. Si tratta di una dinamica sociale complessa ed approfondire in quanto spesso viene vissuta in termini individuali, mentre di fatto affonda le sue radici nella costruzione collettiva dell'altro, trasmessa attraverso la cultura, spesso in maniera inconsapevole e che solo gli strumenti dell'osservazione eh, delle dinamiche sociali, dei fattori in gioco in un processo di interrelazione tra soggetto, cultura ed istituzione, posso andare nella sua interezza. In questo senso Axel Honneth propone di contrapporre al concetto economico di distribuzione della ricchezza il concetto sociale di riconoscimento, sviluppando l'idea che una società si realizza non solo nella dinamica economica, ma e soprattutto nella dinamica sociale che viene attivata tra gli attori. La capacità di riconoscimento dell'altro, la sua realtà come soggetto di diritto <coughs> anche come soggetto di solidarietà. Secondo l'uso che Onnet fa di questo concetto, il riconoscimento può essere concepito sia come l'esigenza di rispetto per tutti i membri di una stessa comunità, sia come il bisogno ineludibile di comprendere la specificità dell'altro o anche la necessità di legittimazione delle minoranze culturali, nel senso di una politica del riconoscimento. A cosa si deve rinunciare di sé per riconoscere l'altro e cosa implica questo processo di riconoscimento? A cosa deve rinunciare necessariamente una società o una comunità per riconoscere una cultura altra? Il riconoscimento implica un passaggio di crescita, sia politico che sociale, di una comunità. Ed è questa la direzione nella quale si sviluppa questo contributo che, come vi dicevo, si avvale degli spunti e delle riflessioni che ho raccolto dalla ricerca sul campo che ho condotto negli ultimi 15 anni in Alto Adige. Quindi ricerche mirate alla comprensione delle dinamiche interne di questo territorio multilingue, multiculturale, ma paradossalmente affatto plurale. Per provare a scorgere le ricadute di questo stesso sistema sul benessere collettivo e sulle dinamiche di coesione quale tipo di convivenza si è assestata negli anni. In questo senso ci sono diversi elementi che vanno analizzati. Il primo è il concetto di conoscenza e di riconoscimento, quello di cui parlavamo prima, che chiama in causa ciò che già si conosce, dunque per riconoscere la diversità il primo passo è quello di mettere in discussione la struttura delle conoscenze di cui si dispone per certi versi, la gerarchia valoriale e il grado di apertura e accoglienza che ogni cultura arriva a concepire. Un secondo aspetto implica che per riconoscere l'altro si debba partire da una posizione di uguaglianza, non si può riconoscere l'altro da una posizione di subalternità o superiorità. Terzo ed ultimo fattore, se, se si può solo riconoscere ciò che già si conosce, bisognerà lavorare sui pregiudizi attraverso l'istruzione e la storia collettiva per passare dalla conoscenza interiorizzata a quella sperimentata. Per comprendere la società le relazioni sono la spia delle consuetudini collettive di una popolazione e in questo senso nella prospettiva simmeliana per esempio la società è esattamente la forma delle dinamiche o la forma delle interazioni che si vengono a cristallizzare in una data epoca, cultura e spazio sociale. Quindi il riconoscimento è in ultima istanza una forma di relazione all'altro che è parte della consuetudine collettiva, non è individuale, ovvero di quel capitale sociale che caratterizza una comunità. Applicando questa riflessione teorica similiana al caso dell'autonomia altatesina comprendiamo che le forme di relazione sono forme cristallizzate nel tempo ed elaborate in virtù di condizioni sociali specifiche. Tali forme sono necessarie per il raggiungimento della coesione sociale ma al tempo stesso queste forme sono parte di una dinamica, socia di una dinamica sociale che viene sfidata e potenzialmente modificata nel tempo da elementi nuovi. Queste potenziali sfide rappresentano la linfa vitale della vita collettiva e la sua stessa vitalità. Questa vitalità, dunque, è alimentata dall'incontro tra gruppi che Simmel definisce minoritari, i gruppi esterni alle maggioranze, che rappresentano il potenziale innovativo e trasformativo per attivare quell'incrocio tra culture, che è la cifra del nostro tempo attuale. Quindi è in parte la cifra delle, dei territori di confine, potremmo dire, è la cifra dell'Alto Adige, ma è anche la cifra del, eh, di tutto quel portato dell'immigrazione, di, di, eh, di cui anche l'Alto Adige non è esente in questo periodo. Quindi ehm, è la cifra appunto del nostro tempo attuale, può divenire sinergia fra culture differenti attivando un processo di trasformazione sociale su nuove basi, non più identitarie, che ravvivano conflitti irrisolti e irrisolvibili probabilmente, ma sulle basi di una comunanza umana che riconosce nell'altro la propria condizione e non la rappresentazione di un problema. Solo questa è la via del futuro e già i processi di globalizzazione dell'urgenza pandemica lo hanno mostrato in maniera potente. Dalla sociologia classica ancora ci viene in soccorso un secondo concetto importante, la società civile, di cui è già stata fatta menzione questa mattina, ovvero quella rete di relazioni che esiste tra gli individui grazie alla prossimità, al vivere in comune, sullo stesso territorio e orientati dalle stesse dimensioni normative. L'uomo, scrive Ferguson, è per natura membro di una società e all'interno di questa società tende a unirsi in gruppi. In questi gruppi i membri sono tra loro interdipendenti in virtù di una forma di solidarietà e organizzazione. Affinché il gruppo coesista dunque, ci deve essere un bene superiore all'interesse personale, che secondo Ferguson non è solo razionalmente calcolato sulla base di convenienze personali, e infatti aggiunge che gli individui sono comunemente più attaccati dove queste convenienze sono meno frequenti. Se trasferiamo queste riflessioni nuovamente alla realtà altatesina, vediamo che sebbene il territorio abbia una forte struttura comunitaria, piuttosto che societaria, questo stenta a trovare una comunanza in quanto non si corono, riconosce in un'appartenenza comune e condivisa, bensì in una serie di appartenenze distinte. E anche la capacità di concepire come bene comune il benessere collettivo è inibita forse dalla separazione in due, anzi tre società quasi distinte, quella italiana, quella tedesca e quella ladina. Ciò che manca a questa comunità è la capacità ancora una volta è di riconoscere la chiara interdipendenza che gli attori del territorio hanno tra loro, proprio in virtù della differenziazione. Interdipendenza che se riconosciuta contribuirebbe al benessere collettivo. Nella città di Bolzano, ad esempio, la ricerca ormai sviluppata una decina d'anni fa ha evidenziato che il concetto di appartenenza era immancabilmente proporzionale all'esito delle dinamiche oppositive presenti nel territorio, incidendo in maniera determinante anche sulle potenzialità di aggregazione del vissuto. Il radicamento o il senso di appartenenza inteso come identità locale presente nelle zone meno urbanizzate della provincia è spesso assente nella città capoluogo, proprio perché maggiormente mista di provenienze. Per altri versi la, eh, scusate, la convivenza non arriva a trasformarsi in appartenenza mista, in quanto non c'è condivisione della storia, di vissuto e la percezione della realtà sembra cambiare a seconda dei gruppi di frequentazione. Non si concepisce l'appartenenza alla società altatesina nel suo complesso, ma un'appartenenza etnica, dunque frammentata in mondi paralleli che di fatto rispecchia la condizione dell'intera provincia. Secondo gli studi di Fieworca sulla convivenza tra culture, nel contesto sociale globalizzato le culture si compenetrano. Eh, senza dissolversi, al tempo stesso le identità mutano, si mescolano, si fondono in base a molteplici processi al crocevia del locale e del planetario. Questo è un altro elemento fondamentale che riprenderemo più avanti. Quindi la realtà della convivenza in un'epoca globalizzata determina, secondo Fieforca, una necessaria strategia di adattamento tra le culture che divengono più permeabili in virtù delle diverse esigenze primarie di sopravvivenza e sussistenza a cui sono sottoposte. È globale tutto ciò che risulta dall'intreccio, scrive e non già dalla separazione tra il dentro e il fuori, tra le logiche interne e le logiche esterne al contesto dello Stato-nazione. Un'altra prospettiva da tenere in considerazione è quella di Edward Said rispetto alla costruzione narrativa delle e tra le culture, come esse siano definite dal rapporto che intercorre tra i paesi le culture in questione e come le narrative contribuiscano a dare forma al pensare collettivo dell'alterità. Per Edward Said uno dei più ingombranti ostacoli alla possibilità di un'interazione paritaria tra culture risiede sostanzialmente nella visione eurocentrica della cultura, della civiltà occidentale. La prospettiva di una costruzione eh, di società multiculturali non può essere esente da una visione normativa e secondo Jürgen Habermas una delle questioni principali che preesiste alla possibilità di convivenza pacifica tra culture risiede nella capacità, nuovamente, di riconoscimento delle differenze dello Stato di diritto. Ci sono forme culturali radicali che si pongono necessariamente contro ogni Stato di diritto. E la condizione di convivenza con queste culture diviene più che, una, più che una questione di rispetto delle diversità, un problema di protezione delle culture stesse che accolgono. Quando più culture coesistono in uno stesso spazio pongono un problema, eh, come dicevo prima, ineludibile. Qual è il grado di compatibilità dei valori sottostanti a queste culture? Quanto questi stessi valori sono sensibili, per esempio, ai cambiamenti storici? e al cambiamento della necessità di adattamento dei territori o delle popolazioni. Quanta parte di questo portato valoriale viene trasformato dalle fasce, per esempio, di popolazione giovanile e in quale direzione. E soprattutto aggiungerei se questo viene ascoltato. Un ultimo approccio alla diversità culturale è quello offerto dalle teorie di Ferrarotti, che intravede una possibilità di coesistenza nella, costruz nella costruzione di co-tradizioni culturali tra culture diverse attraverso il dialogo. Scrive Ferrarotti, la convivenza delle culture non è un'opzione, è una necessità storica. Nella situazione odierna di uno sviluppo storico non più diacronico, bensì sincronico, la convivenza delle culture si lega al dilemma, crudele nella sua semplicità, dialogare o perire. In questo senso non è un idiglio, è in essenza un un, un, una questione problematica. Il progresso è un processo incerto, non è una fatalità cronologica è esposto a regressioni paurose, allo scacco e al fallimento. Vivere significa ormai convivere. Interdipendiamo. Non è più possibile vincere, si può solo convincere. Un ulteriore aspetto da indagare nel processo di costruzione di una convivenza tra culture è quell'intrecciarsi tra capitale culturale e capitale sociale che sono ad un tempo interdipendenti e distintivi. I concetti di capitale sociale e di capitale culturale sappiamo da Bourdieu che rappresentano quell'accumulazione di capitale che di fatto compone la ricchezza non economica di una società, ma ne definisce la sua vitalità interna e ne costituisce un altro fattore di differenziazione su basi collettive. Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano possiamo rilevare che la differenza culturale e ancor più linguistica sia di fatto una forma di stratificazione sociale che quasi sostituisce la classe e che costituisce la base di discriminazioni tra differenziazione di opportunità o accesso sociale ed economico. Ma mentre nella teoria di Bourdieu la differenziazione culturale si trasforma nella distinzione del gusto e quindi in una riconoscibilità delle differenze di classe a partire dai gusti culturali e viceversa, in questo caso è l'appartenenza stessa ad una cultura che diviene ostacolo ad alcune opportunità o accessi nell'ambito della società, di cui la società stessa andrebbe... A beneficiare. La stratificazione sociale sembra definirsi su basi sostanzialmente linguistiche, in quanto è tramite la conoscenza delle diverse lingue che si accede a posizioni più o meno riconosciute all'interno della società, apparentemente. Ma la questione è ben più profonda. Un tipo di stratificazione sociale di classe, non più marxianamente collegata alla posizione all'interno del ciclo di produzione che generava divario sociale tra classe dirigente e classe operaia. Bensì, una stratificazione sociale a partire da segni di appartenenza, quali la lingua, la terra o l'etnia, che crea divario quasi per diritto di nascita. Non si dimentichi che su questo territorio, molto spesso, la lingua di cui si parla è, è, è il dialetto altoatesino, quindi, parliamo anche di una forma specifica di lingua che non sempre dà l'accesso anche ad altri contesti. Questo tipo di differenziazione sociale incide necessariamente in maniera complessa e obliqua sulla coesione sociale, in quanto crea differenze su basi quasi naturali, su cui poco si può fare e non favorisce lo scambio tra culture, che potrebbe infondere vitalità, arricchimento sociale e dinamicità al territorio abita dunque ad una cittadinanza quasi a diritti alternati, una sorta di realtà sociale moderna che applica criteri di appartenenza pre-moderni e tipici della società dell'eterno ieri. Secondo Chimlica la comprensione delle narrazioni culturali è la precondizione per elaborare dei giudizi sensati e quindi per operare delle scelte valide nella vita individuale. Nella realtà altoatesina si è riscontrata una carenza di narrazioni culturali comuni alle diverse appartenenze. Il tipo di cultura sviluppata, più che societale, nel senso di cui parla Clinica, è una cultura particolare e locale. Di fatto la globalizzazione entra pieno anche nelle logiche di questa provincia, che ha aspirazioni competitive a livello internazionale sul piano economico e produttivo, ma conserva un'appartenenza comunitaria che rischia di chiudersi in sé se non si apre alle prospettive globali, se non diventa locale e globale allo stesso momento. La coesione sociale è di fatto un concetto cruciale nell'ambito di un discorso sul dialogo tra culture, ma è anche un termine altamente abusato. È usato spesso a sproposito, soprattutto nelle società contemporanee, che hanno criteri di coesione plurali e mutevoli. Secondo Durkheim, la socializzazione dell'individuo alla vita cittadina avviene a secondo delle dinamiche sociali riconoscibili solo quando si è in presenza di una convivenza effettiva. Che possa vantare un numero di popolazione tale da giustificare una stratificazione sociale, un certo grado di diversità e scambio. Al di là di queste coordinate, il tessuto sociale non raggiunge una forma e dà luogo piuttosto ad un certo grado di anomia, emarginazione sociale e solitudine, percepite in maniera esasperata. Nelle stesse metropoli, che vantano invece un centro o vari centri, una densità di popolazione che permette lo sviluppo di luoghi di aggregazione di varia natura si può assistere ad una dimensione vitale, ad un tessuto sociale che sebbene possa creare conflitti e diversità può però dare maggiori motivazioni e senso di appartenenza che non una comunità esigua e, o che a causa delle dimensioni ridotte non arriva a lasciare spazio alla diversità sociale. Elemento base per la costruzione di un tessuto sociale di appartenenza e al senso di coesione di una comunità. Dunque è fondamentale capire come cambia il concetto di coesione sociale in un ambito multiculturale come incidono le istituzioni e la differenziazione sociale nel processo di costruzione di questa coesione e quanto la separazione tra culture non sia alla lunga e oltre il dovuto un fattore negativo di perdita dell'intero territorio in termini di fallimento delle dinamiche interne di coesione e di riconoscimento che sfociano in una mancanza di collaborazione, in istituzioni schizofreniche, in forme di incapacità di vedersi parte di un mondo più ampio e dunque coinvolti nelle stesse dinamiche collettive di mutamento del mondo globale. Inoltre il processo di globalizzazione trasforma il concetto di coesione sociale ehm, nel concetto di networking o comunque collegamento reticolare, forma di connessione che va a scombinare il piano della modernità circa i processi di costituzione della realtà collettiva, ma va a scombinare anche i piani di separazione tra culture. Quindi gli approcci recenti della sociologia come dell'antropologia culturale si confrontano oggi con un nuovo mutamento che investe le società contemporanee, quindi dal concetto di modernità che implicava una stabilità collettiva sostanziale si passa ad un concetto di postmodernità che definisce uno, un, uno scenario sociale completamente mutato e descrive gli effetti dell'interdipendenza globale del consumismo sulla vita e i sistemi sociali. Guardando all'unificazione europea, un processo di integrazione culturale di tale portata è certamente un vantaggio dal punto di vista della strutturazione di un sistema di stati interdipendenti che lo rende più coeso rispetto ad entità. Simili concorrenti, con un'organizzazione più efficiente e razionalizzata rispetto a problematiche condivise. Ma se costituisse quest'unità una perdita di diversità, ciò renderebbe l'entità più debole in caso di perturbazioni contestuali importanti da qualunque parte possano arrivare. Quindi, nella società contemporanea, le entità rigide sono sostanzialmente illusorie. Esistono ad esempio costanti processi di aggruppamento e riaggruppamento, piuttosto che strutture stabili e denominate gruppi, processi di organizzazione e riorganizzazione, piuttosto che organizzazioni stabili, processi di strutturazione, piuttosto che strutture, dice Giddens. Il mutamento sociale è la differenza tra eventi distinti sul piano temporale che si verificano all'interno di uno stesso campo socioculturale e ancor più nella dinamica globale contemporanea che include anche le forme della cultura. Nessuna cultura può presumere di autoalimentarsi senza essere condannata all'aridità e alla sterilità. Quindi nel caso specifico di una cultura di confine ci si chiede se la regolamentazione normativa delle dinamiche etniche possa rappresentare un criterio ancora sostenibile di differenziazione in un modello di convivenza all'interno di una società globalizzata, se vada a ridurre la vitalità e la potenzialità delle dinamiche di incontro tra culture con la conseguente fuga per esempio dei più giovani già orientati a paradigmi globali. Quindi dalle ricerche sul campo è emerso che la differenziazione e la difesa di una logica della separazione genere forme di disagio che incidono sull'individuo a più livelli e in maniera diversa secondo i gruppi di appartenenza. Dunque, sulla comunità nel suo complesso, ostacolando non tanto le forme di coesione che si ricreano, bensì la formazione di nuove narrazioni collettive, creando una parete di fatto invisibile tra i vissuti delle diverse parti, ma anche con l'esterno. Generando il fenomeno del localismo. Se la cultura invece di attuare una logica di ibridazione prediligesse quella della, con predilige, scusate, scusate, quella della conservazione, i potenziali risultati sono problemi di inclusione, allontanamento delle giovani generazioni, alimentazione di un sostanziale disinteresse per il piano culturale frammentato e inappetenza sociale in termini di partecipazione. Spiccata resistenza al cambiamento, immobilismo socia sociale e resistenza all'innovazione. E come quinto punto, frizione tra gli appartenenti a gruppi linguistici diversi possono essere il frutto della, scusate, della conseguente costruzione dell'identità come minoritaria e dunque che rivendica una protezione rispetto ad una ipotetica cultura dominante. Dalle ricerche condotte sui territori di confine, come l'Alto Agide, quindi sono emerse spesso delle diversità pregiudiziali, non reali, non realmente frutto di esperienze relazionali, ma frutto di socializzazione tramandata. Ehm, nel vissuto l'esperienza dell'altro assume spesso una connotazione di astrazione in virtù della narrazione interiorizzata e l'altro è assimilato al gruppo di appartenenza, dunque anche alle realtà pregiudiziali di, di riferimento. Concludendo, nel territorio altatesino ciò che crea la discriminante tra minoranza è piuttosto la cultura. Non si è creata sul territorio una cultura mista. E la divisione tra culture è ad oggi ancora una realtà quotidianamente vissuta. In questo senso si determina una discreta difficoltà a sviluppare una coscienza critica, posizioni di reale apertura all'altro, qualsiasi sia il ruolo o appartenenza. E un terzo aspetto, ma non di minore importanza, la dimensione ridotta del territorio tende ad esasperare qualsiasi posizione, sia intellettuale che artistica o culturale. In altre parole, il territorio non è abbastanza grande per creare quel distacco necessario dalle posizioni diverse, siano esse culturali, politiche, sociali o storiche. Dunque, crea una fatale miscela tra tradizionalismo e paura della diversità, che è tipico, come dicevo prima, delle dinamiche localistiche. Ciò è un fattore frenante per lo sviluppo di un'opinione, della possibilità di collaborazione su tematiche storiche di rilievo o su aspetti sociologici critici. Scarsamente accertati e erroneamente valutati come inciampo alla quiete collettiva. La questione fondamentale del territorio quindi sembra risiedere ad oggi nella necessità che l'autonomia diventi matura, sviluppando consapevolezza della condizione di interdipendenza globale a cui ogni società e comunità è vincolata nel mondo contemporaneo. D'altronde la narrazione sociale della realtà altoatesina, come caso non paragonabile, e dunque in qualche modo come realtà a sé, è di fatto un'autocondanna a non poter avere riferimenti per un confronto, confinando le dinamiche sociali di questo territorio in una rappresentazione di sé che lo congela nel tempo. Nonostante, da questo punto di vista, eh, sia. Eh, scusate, nonostante da un punto di vista economico sia invece aperto a realtà molto più avanzate che in altri contesti anche nazionali. Lasciando così che la società civile eh, rimanga in uno stelire discorso senza futuro, di appartenenze separate, che vediamo proprio in questi giorni genera solo manie di grandezza e tanta sofferenza. La società globalizzata è tale perché interdipende senza distinzioni di comunità o società. E io mi fermo qui. Vi ringrazio. Grazie per questo intervento pieno di spunti che mi porta a alcune riflessioni. Sarò brevissimo comunque. Eh, trovo delle, delle connessioni con l'intervento di stamattina di Elisabetta Albrecht che parla appunto di una società che si sposta da un... Da un tipo di conflitto di una distruzione del conflitto ehm, dissociativo a quello associativo, e anche eh, mi riferisco ad altri interventi perché ho l'impressione che insomma, comunque si sta muovendo qualcosa e se pensiamo specialmente alla questione che ha accennato alla dinamica o alle dimensioni eh, valoriali, ehm, la differenza in base a tanti studi, anche al giorno d'oggi, non è più eh, tra tedeschi e italiani, ma piuttosto tra centro e periferia. No? Comunque eh, c'è eh, nuovamente il collega Falcon che ha lo scettro di questo pomeriggio in mano. Se vuole. Eh, grazie molte, Siccome non avevo capito bene quale fosse l'ambito del mio ruolo di discassante, ho letto con piacere anche questa relazione di taglio sociologico e naturalmente non ho nessuna competenza per, per entrare nel merito. E, e devo, ecco, se posso dire un'impressione, mi è sembrata molto pessimista, ecco, al fondo, questa, questa permanente chiusura delle... Tre etnie, diciamo, al proprio interno, eh, questo il riscontro di questa permanente chiusura colpisce e anche induce a chiedersi dove si colloquino poi quei, quei cittadini, forse non proprio marginali, che, magari, venendo da, da altri paesi, da altre, non, da altre esperienze, magari acquistano la cittadinanza italiana pur non potendosi qualificare come nazionalità né italiani né tedeschi né, la, né radini. ma e questa è già una considerazione forse è una fascia molto marginale che comunque rimane un po' esclusa dalla partita a tre ecco l'altra domanda che invece un pochino da studioso delle istituzioni mi viene sollecitata è va bene se questa è la realtà ed è ancora la realtà Due domande in realtà. Uno, ma questa diciamo è la realtà globale o è la realtà vista dalle istituzioni, nel senso che magari nel, nei rapporti economici eccetera non è così nel, nell'impresa, nel commercio. La seconda domanda, questa veramente da studioso delle autonomie è, ma se questa è la realtà, quali politiche potrebbe o dovrebbe fare la, la provincia autonoma di Bolzano? In qualche modo per mettere in circolazione di più questa, questa comunità, per renderla una comunità più complessivamente autonoma e non solo la, la somma di tre comunità, ciascuna dentro di sé autonoma. E queste politiche sono immaginabili, possono essere efficaci, si stanno facendo. Ecco questo è quello che ha suscitato per me l'ascolto, prima la lettura poi l'ascolto di questa relazione, molto bella approfondita nel suo ambito. Grazie. Allora, ehm, grazie per questa, questa domanda, in qualche modo per questa richiesta di delucidazione. Dunque sì, lo so, è sempre non è la prima volta che mi viene detto, è una visione pessimistica. Attenzione, la sociologia cerca... Ciò che non funziona, cioè va a vedere come funzionano le cose e generalmente ha un aspetto critico, ha una dimensione critica, quindi non è di per sé necessariamente una dimensione pessimistica, ma va a sollevare dei problemi, va a sollevare degli elementi critici, quindi è chiaro che eh, non è, come dire, un disastro totale come potrebbe sembrare. Ci sono però delle criticità che permangono e queste criticità eh, per quanto mi riguarda le ho rilevate rispetto a quelle che sono le forme di vissuto dei, dei cittadini, dei diversi cittadini perché come dicevo cioè non ho detto nello specifico perché poi insomma come dire si fa sempre una sintesi no? o almeno si cerca di fare una sintesi queste riflessioni nascono da più ricerche, una ricerca sviluppata per il piano sociale della città di Bolzano, delle ricerche riguardo alla convivenza in Alto Adige, quindi la convivenza, il vissuto, l'esperienza del vissuto eh, in, in vari, eh, per esempio nella città di Bressanone. Eh, se le forme culturali arrivino effettivamente a definire una dimensione di coesione sociale al di là della dimensione della, delle appartenenze linguistiche. Ecco, quindi in qualche modo tutte queste diverse prospettive che io ho potuto in qualche modo raccogliere attraverso queste... Eh, queste diverse ricerche, perché alcune sono collegate alle istituzioni, altre sono collegate a pratiche, a pratiche sociali, al vissuto dei cittadini, quindi non necessariamente collegate alle istituzioni, ma è come i cittadini vivono il contesto, che eh, per carità può essere una dimensione di percezione, può essere una dimensione di... Però eh, la percezione che ha un cittadino della propria realtà non può essere eh, scontata dalle istituzioni. Le istituzioni hanno bisogno di dialogare con anche le percezioni dei cittadini, proprio perché la percezione, per quanto anche talvolta possa essere distorta, rappresenta però un vissuto, rappresenta però una realtà rappresenta degli elementi che vanno tenuti in considerazione, probabilmente è la spia di qualcosa che funziona apparentemente, ma poi nella realtà e delle pratiche vissute funziona in maniera diversa. Quindi, eh, per rispondere o comunque così eh, dialogare con la seconda domanda, cosa dovrebbe fare eh, l'alto A, Ad... o meglio le istituzioni? Cosa, le, 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 le le politiche come dovrebbero essere sviluppate eh, io faccio ricerca sociale e non necessariamente come dire eh, mi pongo come pro proponitrice di politiche sociali o comunque ciò nonostante sicuramente un aspetto eh, i due aspetti fondamentali che secondo me sono in questo o meglio che io ho cercato di veicolare in questo contributo sono il, 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 la necessità di, eh, di, da, di valorizzare le interdipendenze che ci sono, quindi non solo andare, come dire, eh, come, la modernità ha un certo tipo di logiche, la postmodernità ne ha altre, noi siamo in postmodernità... Tarda modernità, chiamiamola come vogliamo, però siamo già in una fase successiva rispetto alla modernità e infatti affrontiamo dei problemi diversi. E dunque anche le politiche non possono essere politiche della modernità. La politica della separazione ha avuto giustamente un suo periodo necessario per il territorio. Probabilmente oggi il territorio può essere maturo per un passaggio ad una eh, integrazione diversa tra le culture. Eh, si parlava anche questa mattina della questione del multilinguismo, delle diverse forme nelle scuole, no? Di, eh, io mi trovo ad insegnare a, eh, a studenti per lo più altoatesini che hanno grosse difficoltà a capire l'italiano come Uh, viceversa molto spesso quelli italiani hanno molta difficoltà a capire il tedesco. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente questo processo anche uh, di separazione uh, crea mh, a lungo andare una separazione, una separazione reale, se non altro di abitudini, di forme culturali, di apprendimento della storia e dunque anche di percezione della realtà. E queste su un territorio così piccolo eh, non possono essere, come dire, ignorate, perché vanno a costituire i nervi del territorio. Se fosse un territorio molto più ampio, probabilmente il problema sarebbe diverso, probabilmente avremmo una realtà più stemperata. Ma il fatto stesso che il territorio sia poi di per sé eh, limitato in qualche modo, in termini proprio cioè, che abbia un'ampiezza di un certo, so, di una certa entità, va ad esasperare le differenze in qualche modo. Elemento nuovo è appunto. In, da una parte il processo migratorio che va a scombinare questi piani di separazione, ma dall'altro, eh, come dicevo prima, c'è anche un problema o anche, come dire, una... Eh, bisogna fare attenzione che l'autonomia non diventi localismo. Al momento in cui l'autonomia diventa localismo... Eh, si fa fatica da un punto di vista proprio sociologico, intendo, si fa fatica a relazionarsi con un mondo esterno che essendo oggi una realtà globalizzata, in realtà entra in maniera estremamente importante anche nelle dimensioni locali e viceversa anche le dimensioni locali entrano nella dimensione globale. Quindi siamo in una fase diversa. Siamo in una fase diversa dove come stamattina, vanno ripensati, vanno ripensati i sistemi di, uh, di integrazione, di relazione, come attraverso una valorizzazione delle interdipendenze, che è il processo della globalizzazione anche, nel senso il processo che porta questa... Eh, questo aumento di diversità in tutte le società eh, moderne quindi mh, in maniera diversa chiaramente no? eh, non c'è lo stesso come dire lo stesso, la stessa dimensione storica è evidente però attenzione perché come dicevo prima per esempio eh, la fascia generazionale dei giovani ha già si relaziona già con dei paradigmi diversi quindi il futuro di, un, di una provincia autonoma è anche quello di relazionarsi con le esigenze, eh, come dire, delle nuove generazioni, perché sono le nuove generazioni che entrano o richiedono anche una forma diversa di considerazione della vita collettiva, di considerazione del, dell'altro. Mm. Grazie, Grazie, allora abbiamo ancora la possibilità di fare delle domande. Prego, Roberto. Grazie alla collega per questa relazione così ricca che, come tutte le relazioni ricche, suscita sempre domande, interrogativi e dubbi. Io ne avrei tre eh, molto brevi da formulare, forse meno brevi per ricevere una risposta. La prima è Esiste una correlazione fra autonomia e localismo. Dico questo perché probabilmente tanto più l'autonomia, l'autogoverno si senta aggredito, tanto più è tentato a chiudersi in se stesso. E non c'è dubbio che in questi ultimi anni, non mesi, ma anni l'autonomia speciale si senta aggredita. A mio giudizio lo è oggettivamente, ma mettiamo anche solamente che si senta aggredita. Allora questo potrebbe probabilmente portare a dire dobbiamo eh, darci una difesa ed è una difesa basata sulla tutela delle minoranze linguistiche. Correlato a questo, un tema un po' provocatorio è questo. Mi domando, nelle ricerche sociologiche fatte in Alto Adige e City Roll, quanto si tiene conto della mancata autodeterminazione? Dico questo perché in Valle d'Aosta l'autodeterminazione non è un argomento all'ordine del giorno. Friuli, Venezia, Giulia l'argomento non è all'ordine del giorno. Anche qui, se vogliamo, non è all'ordine del giorno nell'agenda politica, ma certamente è all'ordine del giorno nella coscienza collettiva. I lavori della Convenzione per l'autonomia, per, per il nuovo statuto, che, se ricordo bene, si sono svolti proprio in quest'Aula, hanno messo in evidenza quanto fortemente sentita sia, non necessariamente nella, nelle istituzioni rappresentative, ma certamente nella popolazione la motivazione verso l'autodeterminazione. Ecco, allora dico, si, si tiene conto di questo perché eh, bisogna eh, valutare la specificità dei, dei territori, delle culture e del passato, no? Ecco, e l'ultima domanda potrebbe essere questa. Il Consiglio d'Europa sembra aver abbandonato eh, le, politiche della, le politiche del multiculturale. Abbracciato quelle dell'interculturale, l'interculturalità. Io eh, non sono ancora sicuro di condividere questa opzione. Eh, io mi accontenterei già di un sano approccio multiculturale, senza necessariamente sfidare eh, diciamo le, le, le complessità della interculturalità. Vorrei sapere eh, a tuo giudizio se eh, al momento eh, in questa provincia autonoma prevale il momento multiculturale o il momento interculturale. Dovrei ricavare già la risposta da solo, ma non vorrei fare sociologo cosa che non sono. Ecco, grazie. Raccogliamo altri interventi, se ci sono. Per intanto non ci sono. Ehm, allora aggiungo eh, io una domanda. Ehm, quello che mi, mi stupisce, o comunque stupisce, no, quello che per me è molto interessante e la domanda è se questo è un, un segnale anche per una, una specie di convivenza vissuta in modo più, più eh, conscia, allora le ultime, gli ultimi sondaggi ci dicono che circa il 30-35%, 40%, ma... Tendenza in salita della popolazione italiana dell'Alto Age si dichiara altoatesini e non più italiani come una volta. Se questo non è anche un passo importante della identificazione con il territorio e con ciò anche con appunto i prossimi, anche se di lingua tedesca. Allora ehm, iniziamo con la domanda, la prima domanda. Ehm. Allora, mi ricordo, eh, allora, riguardo al multiculturalismo, eh, secondo me siamo più in una realtà multiculturale, qui in Alto Adige. Cioè, eh, l'idea è più. Il multiculturalismo è di fatto la compresenza di culture che tra di loro possono anche comunicare relativamente, insomma. Ecco, secondo me siamo in questa seconda. Eh, in secondo tipo di realtà. Chiaro che ehm, un conto è le politiche per un cambiamento, per una forma di, eh, diciamo, di... di, di appunto di cambiamento sociale e un conto è quello che posso rilevare io da un punto di vista sociologico, cioè sono due prospettive diverse, se c'è una prospettiva politica che appunto apre all'interculturalità vuol dire che sostanzialmente va verso una direzione di dialogo tra culture, benissimo. Ehm... Un, diciamo, è una, un tipo di affermazione, poi ci sono delle pratiche eh, che, ben, che sono le pratiche sociali in atto, quindi ci sono sempre due forme: da una parte la dimensione istituzionale e dall'altra la dimensione reale, cioè del vissuto dei cittadini, come i cittadini veramente si relazionano con la realtà. Questo è un primo elemento. Un secondo elemento, sicuramente eh, io molti di questi studi li ho fatti, come dicevo prima, già ben dieci anni fa. Quindi insomma, le, le, le situa la situazione probabilmente, cioè, non probabilmente sta già cambiando, è già cambiata da quando io ho fatto questi studi. Ciò nonostante, appunto, andrebbero probabilmente rifatti uguali e vedere se c'è qualche modifica. Eh, cioè nonostante eh, problematiche diciamo di questo tipo non sono problematiche che si risolvono velocemente, eh, sono problematiche che hanno una loro processualità e che hanno bisogno di presa di consapevolezza, hanno bisogno di volontà di cambiare certe dinamiche e molto spesso mh, quello di cui parlavo prima, cioè l'idea che ci sia un sostanziale eh, nucleo che non si possa cambiare, è un po' un'idea, eh, se vogliamo, anche che ritorna nei vari soggetti. Quindi eh, molto spesso si vede anche eh, l'opzione dei giovani a lasciare il territorio proprio in virtù di forme. Di, eh, come dire, di, di, di opportunità o di relazione che eh, sono in qualche modo contrarie a quella che è una, una realtà contemporanea. Quindi in questo senso io mi sento di dire che appunto, ci sono realtà diverse, da una parte quella che può essere l'iniziativa politica, e dall'altra poi ci sono le realtà valoriali e come vengono poi eh, elaborate nel tempo. Eh, per esempio l'istruzione è fondamentale in questo processo, ma se l'istruzione rimane un'istruzione un separata, vediamo che allora dov'è l'interculturalità? Cioè, bisogna fare azioni precise, no? Le azioni precise sono quelle che determinano la volontà di una politica. Scusate se dico questa cosa un po' eh, così diretta, però sono le azioni. Poi possiamo parlare di tutto: di multiculturalismo, di interculturalità. Molto spesso piace parlare e utilizzare termini, però poi le pratiche sono quelle alle quali eh, noi ci atteniamo. Quando facciamo ricerca, andiamo a vedere com'è, no? come dovrebbe essere o come si dice che sia, com'è nella realtà. Quindi, ecco, ehm, non ricordo, forse ho saltato qualche domanda delle sue. Sì, sicuramente questo può essere una dimensione di reazione, però, eh, però anche lì... Ehm, la reazione la si può avere in situazioni, come dire, di, di, di individuali, però quando si parla del futuro di, un, di, un, di una provincia forse mh, bisognerebbe elaborare in maniera un po' diversa, un po' più estensiva e questo è esattamente il meccanismo che crea o che dà l'impressione di una chiusura. Mm. Quindi è questo quello che io dicevo: il passaggio di maturità di una politica. Non avere più la reazione. No? Quando è che sì, quando un individuo anche viene definito come dire, maturo, quando smette di reagire e anche a fronte di elementi che lo ostacolano, riflette, utilizza la capacità di razionalizzazione. Ora, la politica. O comunque la dimensione di reazione eh, dovrebbe oggi essere arrivata a un momento maturo, cioè di riflessione su quello che è stato fatto, come è stato fatto e quali sono i risultati di questo, eh, di questo tipo di, eh, di processo. Come questo processo oggi eh, ha un'urgenza di cambiamento. Attenzione: non perché necessariamente, eh, eh, lo si voglia cambiare, ma perché, perché la società è sempre in continuo mutamento e dunque chiede risposte nuove, anche a problemi vecchi. Cioè a stessi problemi si possono trovare risposte nuove. E, e queste risposte nuove possono venire esattamente da questa relazione molto più di permeabilità tra una dimensione locale e e globale, mentre prima era il problema del, diciamo, dello Stato-Nazione, la centralità dello Stato e eh, la, la periferia o comunque la dimensione periferica eh, che richiede appunto un'autonomia rispetto a certe dinamiche, eh, oggi può essere vista in maniera completamente diversa, non possiamo considerare che siamo, al, siamo all'interno di una società globalizzata che ha delle dinamiche che vanno oltre gli stati nazione e dunque che la dimensione culturale è come dire eh, permeata da tante altre forme che quindi già vanno a scompaginare questa, questa rigidità di separazione. Quindi bisognerà trovare delle forme nuove. Al tesini italiani. Altruattesini italiani. Eh, qual era? era? Era, che sempre di più. C'è una percentuale di italiani che si dichiara altro e non sì. italiani. Eh, questo probabilmente è un. Non lo so, si dichiara eh, in che modo. Cioè rispetto a non so, dichiarazioni pubbliche, dichiarazioni... No, stati, cioè sono sono sondaggi. Sondaggi. Eh, secondo me rientra nel concetto del localismo, cioè io faccio parte di quella provincia e, come dire, questo implica quello che diceva prima, una diversità da tutto. Questo non aiuta, secondo me. Perché eh, è vero che c'è una diversità dell'Alto Adige, c'è una storia che va tenuta presente. Ecco, questa era l'altra sua domanda: se questi processi storici, o comunque questa dimensione storica tipica, precisa, peculiare dell'Alto Adige sia stata tenuta nel conto nelle ricerche. Sì, sicuramente ne è stato tenuto conto. Ma ehm, L'altoatesino, che si definisce altoatesino e non italiano, eh, percepisce la differenza con la, la realtà nazionale e dunque, come dire, eh, probabilmente tende a, a, a delineare la sua identità di appartenenza in un contesto che eh, è autonomo. Quindi eh, non è fin in fondo italiano, ha delle, delle forme eh, particolari di organizzazione, ha delle forme culturali multiple e quindi non, è, non rispecchia l'Italia, rispecchia, eh, cioè l'Alto Adige è di, di fatto rispetto all'Italia una, una, una realtà diversa, non è neanche l'autonomia che possiamo trovare nella provincia. In Sicilia, cioè comunque sia, le dimensioni di autonomia costituiscono eh, delle specificità. In Alto Adige c'è una specificità storica che fa anche la differenza. E quindi io la motivazione non la so nel senso che non posso dare, poi, come dire, su questo tipo di, di affermazione, dovrei vedere in quali occasioni viene. viene cioè su, su quale tipo di domanda viene risposto io mi sento altoatesino più che italiano? Cioè anche la domanda è importante molto spesso, no? Quindi rispetto a cosa ci si dichiara altoatesini e non più italiani, ecco, non so se questo sia poi così comprensibile come è dato riportato così, però sicuramente c'è il fare riferimento ad una realtà. Uh, che non è solo geografica, ma è appunto culturale e, uh, e, e che richiama un certo tipo di specificità. quindi Non so quale fosse il, veramente il tuo. No, eh, siccome non lo so, ho, ho fatto una domanda alla specialista. Sono no, beh, non sono una specialista, cioè io faccio ricerca su queste cose e quindi, come dire. Eh, a campo delle ipotesi, però non è che su questo io possa avere delle certezze. Sicuramente il definirsi altoatesini piuttosto che italiani vuol dire eh, far presente una differenza, una differenza, cioè che si vive in una realtà che non è la realtà italiana, ne è parte ma non è assimilabile alla... Alla, diciamo alla media nazionale italiana. Ciononostante non, non dimentichiamo mai, perché questa è una cosa che tendiamo a dimenticare spesso, e anche in questo dico attenzione, perché questo modo di riferirsi sempre alla propria specificità non sempre aiuta. L'Italia è stata definita un arcipelago di regioni, lo è, tutte le regioni sono diverse. Tutte le regioni sono tra loro diverse, hanno dialetti diversi, eh, sono diverse, sono anche, come dire, organizzate molto spesso in maniera diversa. L'Italia è unica, nel senso, possiamo parlare dell'Italia in come dire, l'Italia è tutta uguale? No. L'Italia ha proprio questa specificità: che è un'unione di regioni diverse. Quindi attenzione, perché è vero che l'Alto Adige ha una storia particolare, ma non ci dimentichiamo mai che, come dire, guardiamo la Sardegna, guardiamo il Veneto, cioè sono delle grosse differenze, ma che possiamo dire che c'è cioè, una realtà differenziata già nella realtà italiana e non difficilmente arriviamo a parlare poi di una realtà unica. In questo senso dicevo, attenzione al localismo, come dire, è no, chiaro che c'è una storia per specifica, però attenzione perché bisogna anche andare a vedere gli elementi di comunanza che si hanno all'interno di una realtà, all'interno di una società, all'interno di, di un contesto. L'altro, in cosa è diverso, ma anche in cosa è uguale. Questo aiuta a vedere come dire, le differenze in maniera diversa, no? Solo esclusivamente guardando la differenza, noi ci troviamo ad un certo punto isolati, siamo solo diversi, ma diversi da cosa? Ci saranno anche degli elementi di comunanza. Quindi, anche questo è un processo inverso che va, eh, secondo me, eh, valorizzato, no? Perché aiuta anche al confronto. Bene, grazie. Allora vorrei chiudere con, un, con uno spunto ottimista eh, di comunanza, anche se forse è localismo. Eh, la squadra di calcio di Bolzano ha vinto il campionato. Adesso, in Serie B, e i tifosi italiani e tedeschi hanno fatto un festone e hanno supportato questa squadra per anni. Non c'è nessuna differenza quando sono eh, sul campo. Beh, detto questo, un po' folkloristicamente, no, grazie veramente per questo eh, bellissimo intervento e anche per la discussione. Eh, io ringrazio tutti i relatori e le attrici di, di questa giornata. Um, ringrazio specialmente anche il collega Falcon che purtroppo non poteva essere qui a Bolzano in presenza. Noi ci vediamo domani mattina alle ore 9 per iniziare la seconda giornata. Per oggi grazie e buona serata. Grazie a voi e buona volta per domani.